se verrà la guerra Marcondì ronderò, se verrà la guerra Marcondì ronda. Su mare, sulla terra Marcondì ronderò. A politica con gusto, alla Certosa di Firenze, l'unico confronto a lievitazione naturale. Sono con noi i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Sono con noi Andres Lasso, una vita tra Firenze e il mondo. Ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza a Panama, ha lavorato in Africa, è biologo marino e apicoltore. La sua candidatura è stata dettata dall'urgenza, non sua, ma dalle questioni ambientali, perché per cambiare si parte dal locale. I Verdi sono tornati con una lista di ricercatori e professionisti alla prima esperienza politica, pronti a irrompere nella scena fiorentina con una proposta diversa, nuova, perché come dice il loro slogan, il momento è ora. È con noi Gabriele Giacomelli, fiorentino, a soli 23 anni è il più giovane tra gli aspiranti sindaco, è il candidato del Partito Comunista, studia scienze storiche all'Università di Firenze ed è un lavoratore precario. Con lui una lista di lavoratori, studenti e disoccupati, nessun manager, speculatori o banchiere. Il suo slogan, una rivoluzione del comune. Il suo programma, mettere al centro del programma i diritti delle classi popolari di Firenze e i diritti sociali dei lavoratori. È con noi Fabrizio Valleri, fiorentino dell'Oltrarno, lavoratore e padre di famiglia, ha fatto per 5 anni il consigliere del quartiere 1 con la lista Firenze Viva, è candidato sindaco di Libera Firenze, lista civica, autonomista e ambientalista, ma in Vallero, oltre all'impegno per la politica, Firenze è la star del calcio storico, con i bianchi sulla sabbia di Santa Croce ha realizzato cacce memorabili, stavolta vuole realizzare quella più importante, quella che caccia via gli avversari da Palazzo Vecchio. Ed è con noi Dario Nardella, sindaco uscente, primo cittadino e primo violino, candidato del centro-sinistra, in 5 anni al servizio, come dice, della città più bella del mondo, ha chiuso i lavori di 2 linee di tranvia, ha fatto più sgomberi di qualunque suo predecessore, ha messo tutte le camere del Grande Fratello, è candidato delle liste Partito Democratico, Più Europa, Avanti Firenze, Firenze più verde, lista Nardella sindaco e sinistra civica, il suo slogan, Firenze è la città che siamo. È con noi Ubaldo Bocci, fiorentino, alla sua prima esperienza diretta in politica, da oltre 40 anni impegnato in attività di volontariato con Unitalsi, di cui è stato anche presidente nazionale, dirigente della finanza, da sempre propenso a investire bene i risparmi degli investitori, stavolta è chiamato alla sfida vera, convincere i fiorentini a votarlo e investire al meglio i loro voti. La sua candidatura è appoggiata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolari e Liberali, lista civica Bocci sindaco. Ed è con noi Mustafa Batte, 33 anni, farmacista, nato e cresciuto a Firenze da padre di origini siriane e madre tunisina, è candidato sindaco della lista civica punto e a capo dello sceriffo Graziano Cioni. Prima l'hanno bollato come il candidato di Cioni, poi Mustafa ha iniziato a raccontare la sua idea di città per rendere il fiorentino protagonista. L'unico muro che vi vedete costruire, ha detto, sarà per i luoghi di culto, che siano moschee o chiese, potrebbe diventare il primo sindaco musulmano di Firenze. È con noi Saverio Di Giulio, fiorentino, classe 1984, lavora nel settore del turismo, candidato a sindaco di Casa Pound Italia, di cui dal 2008 è responsabile di Firenze. È da sempre impegnato nel campo della solidarietà e del volontariato, sia a livello locale che internazionale, al centro del programma, lo sviluppo economico delle imprese locali, la mobilità e le infrastrutture, le politiche sociali e il tema della sicurezza. Lo slogan, Rinasci Firenze. È con noi l'unica donna candidata sindaca di Firenze, Antonella Bundu, nata nel capoluogo toscano da madre fiorentina e padre della Sierra Leone, ha studiato tra l'Africa e l'Italia per poi lavorare a Liverpool e tornare a Firenze per gli studi universitari. Una Firenze accogliente, al passo coi tempi, europea e multiculturale. Si definisce la portavoce della gente di sinistra che non crede nel PD. La sua candidatura è appoggiata dalle liste Firenze città aperta, potere al popolo e sinistra italiana. Ed è con noi Roberto De Blasi, architetto, origini sarde, ma dal 1997 a Firenze, è iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2013, adesso è il candidato sindaco pentastellato. È arrivato in zona Cesarini e senza via libera dalla piattaforma Rousseau, ma è pronto per giocare tutta la partita elettorale e anziché i voti di Rousseau, vuole i voti dei fiorentini. Punti cardine del suo programma, sicurezza, urbanistica, cultura, viabilità e ambiente. Assicura che il Movimento 5 Stelle non è contro lo sviluppo di Firenze. Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti, grazie per essere qua, grazie per aver accolto l'invito di Save the City al pubblico presente, ma soprattutto a tutti i candidati. Chi convincerà di più stasera e più in generale lo farà subito al prossimo 26 maggio,
secondo turno a parte, sarà il prossimo sindaco di Firenze. Stasera si parlerà molto del capoluogo toscano perché voi tutti volete cambiare Firenze. Vi ricordo le regole del confronto, sono molto semplici, stesse domande per tutti, stesso tempo per tutti, lo vedete davanti a voi nel monitor che avete qua. Vi prego ovviamente di rispettare in modo ferro i tempi, io cercherò, lo farò con tutto me stesso. Stesso tempo di risposta per tutti, due possibilità di replica, 30 secondi, alzate la mano, la chiedete, le repliche vanno in fondo alla risposta alla domanda. Un appello finale, per rispondere alle domande si parte dal primo candidato e poi a scalare, quindi dal primo al nono, dal secondo al nono, poi ritornando al primo, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, non vogliamo imbrigliarvi con queste regole, ma vogliamo sentire chiare e precise le vostre proposte da futuro sindaco di Firenze. Vi ricordo che siamo in diretta su Lady Radio 102.1 FM e anche sul canale del Digitale Terrestre 841 Lady Radio TV. Qui al pubblico della Certosa raccomando soltanto di non esagerare con gli applausi, perché dobbiamo ovviamente andare spediti, sono molte le domande. Intanto però voglio subito chiamare qua sul palco chi ha realizzato questo confronto. Save the City Firenze nel cuore, cos'è Save the City Firenze nel cuore? Ce lo spiega il suo presidente, l'avvocato Alessandro Tarducci. Prego avvocato, vieni qua. Grazie intanto per averci dato l'opportunità di realizzare questo confronto tra i candidati sindaco di Firenze alle prossime amministrative del 26 maggio. Grazie Andrea e grazie a tutti naturalmente i presenti. Ringrazio anche i candidati sindaco che hanno accolto la nostra richiesta di fare questo confronto. Save the City è una piccola associazione, una onlus che abbiamo creato nel 2011. È una onlus che si pone come obiettivo quello di realizzare qualche cosa per la nostra città, di mettersi un po' in gioco, e soprattutto fin dall'inizio non abbiamo messo da parte la politica, perché la politica, quella bella, quella sana, quella vera, crediamo che sia una parte importante della nostra città. E con Politica con Gusto, che è nata nel 2013 con il primo confronto che fu per le politiche, poi è andata avanti nel 2014 per le amministrative a Firenze, nel 2015 l'abbiamo realizzato per le regionali, abbiamo sempre cercato di porre quelle che erano delle domande su fatti concreti che potessero veramente interessare i cittadini, perché noi non ci è mai piaciuto parlare di quelle che possono essere delle situazioni che non possono interessare ciò che appartiene alla nostra città. E quindi anche questa volta abbiamo individuato 13 domande su tematiche principali che dovranno appassionare i cittadini da ora per i prossimi 5 anni. L'abbiamo fatto in questo bellissimo posto che ringrazio, la Certosa, anche per che sia un auspicio, che sia una consigliatura illuminata la prossima. Forse è un po' esagerato, però ci piace pensare che chi fa questo di lavoro, perché la politica è un lavoro, è una passione, metta veramente al centro la nostra città. Crediamo anche come Save the City che bisogna ripartire dai territori e quindi dalle città, perché dove c'è la vicinanza con i cittadini, con i problemi veri e concreti, per ricreare poi un paese importante. E quindi è per questo motivo che noi ci appassioniamo alla politica, abbiamo anche dato questa politica con gusto, perché secondo noi i cittadini devono di nuovo ritornare a appassionarsi alla politica, perché la politica è una parte importante e tutti coloro che si dedicano alla politica devono farlo per un interesse di tutti noi. Quindi sulle tematiche principali noi abbiamo anche, come sapete, realizzato il premio Firenze nel cuore, che è un premio che ha ad oggetto coloro che si mettono in gioco per la città, molto spesso senza nemmeno che le altre persone conoscano chi si mette in gioco per la città. Noi speriamo che i candidati sindaco e colui che diventerà sindaco si dedichi senz'altro all'impresa, perché l'impresa è una situazione molto importante per il territorio, e sto parlando sia di impresa ma anche di artigianato, che si dedichino naturalmente anche a quello che è il terzo settore, perché il volontariato e il terzo settore, lo vediamo nel premio che abbiamo realizzato in politica con gusto di premio Firenze nel cuore, è una cosa molto importante e tra l'altro importante per la nostra città. Io non voglio ovviamente tediare ulteriormente, mi fa piacere che siate tutti qui, che siate tutti i nostri ospiti stasera, e quindi faccio un in bocca al lupo a tutti i candidati e li ringrazio ancora per essere presenti. L'ultima cosa, volevo ringraziare i tre nostri sponsor della serata, cioè il gruppo Peragnoli, il gruppo Sintel e Italiana Servizi, che naturalmente ci hanno supportato per realizzare questo evento. Grazie a tutti. Grazie all'avvocato Alessandro Tarducci, presidente di Save the City Firenze nel cuore. Noi iniziamo subito con le domande e il confronto. Per la prima domanda il tempo di risposta è di 1 minuto e 15 secondi. È una domanda che riguarda le tasse e gli incentivi.
Dite in modo chiaro e preciso ai fiorentini quali tasse locali abbasserete o alzerete, dove troverete le coperture per farlo in caso di taglio o cosa farete col gettito in aumento in caso di innalzamento. Inoltre, quali categorie di fiorentini pensate di incentivare con nuove defiscalizzazioni o bonus? La risposta di Andrea Slasso. Adesso l'addizionale comunale IRPEF è una flat tax con un unico scaglione. Noi la rimoduleremo in senso progressivo, secondo quello che è anche lo spirito della Costituzione. Questo significa che 85 fiorentini su 100 pagheranno uguale o meno di prima, 15 fiorentini su 100 più abbienti pagheranno un po' più di prima. Questo garantirà un extragettito di 6 milioni di euro che utilizzeremo per dimezzare il costo degli abbonamenti ATAF, quindi con una ricaduta sulla mobilità pubblica e sulla qualità della vita di tutti i fiorentini. Un'altra cosa che rimoduleremo è la Tari, perché il programma Rifiuti Zero a cui aderiremo prevede la tariffazione puntuale, quindi non più un calcolo in base ai metri quadri, ma in base a quanti rifiuti si producono, e questo ovunque garantisce minor produzione di rifiuti e un incremento sostanziale della raccolta differenziata. Tra i vari incentivi che proponiamo abbiamo l'idea di un allegato ambientale con il quale ricalcolare il pagamento del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali, che sarà minore per chi adotta politiche eco-friendly tramite un sistema di label. Grazie a Andrea Slasso per la sua risposta. La risposta adesso di Gabriele Giacomelli. Ma negli ultimi anni al taglio alla spesa sociale e alle varie privatizzazioni si è unita anche l'aumento della tassazione, che è andata a colpire in particolar modo i lavoratori e le classi popolari. La progressività della tassazione viene sempre meno nel momento in cui vengono introdotte delle tasse indirette sui servizi. Per questo noi come Partito Comunista proponiamo una forte progressività sulla tassazione che vada a vantaggio di coloro i quali hanno subito maggiormente, se non unicamente, gli effetti della crisi, ovvero i lavoratori e le classi popolari, andando a colpire chi invece negli stessi anni si è arricchito sulla pelle di queste categorie di cittadini. Più nello specifico, siamo per abolire l'IRPEF per i redditi inferiori ai 30.000 euro e per aumentarla invece progressivamente per i redditi più alti. Sull'IMU vogliamo andare a colpire quelli che sono i grandi patrimoni immobiliari. Per quanto riguarda la Tari, crediamo che con un aumento capillare della raccolta differenziata si possa arrivare ad una diminuzione della tassazione per un cambiamento che vada anche in questo caso in base al reddito, mentre per la COSAP siamo per abolirla o perlomeno per ridurla fortemente per tutte quelle piccole attività, per i tassisti, e invece per aumentarla per le grandi catene alberghiere e della ristorazione. Grazie a Gabriele Giacomelli per la sua risposta. La risposta adesso di Fabrizio Valleri, un attimo che riposizioniamo il timer correttamente. Prego, recuperiamo due secondi. Eccoci qua. Prego, Valleri. Dichiaro in modo chiaro che la nostra amministrazione non abbasserà le tasse. Abbiamo bisogno di tutte le risorse oggi disponibili per fare la rivoluzione rionale. Stiamo pensando a centri civici vicino alla gente. Ci vogliamo portare realmente a contatto con le famiglie e con gli anziani. Abbiamo il centro civico al centro del nostro programma. Le persone dovranno avere il comune talmente vicino da poterlo raggiungere a piedi. Una considerazione politica: i comuni sono strangolati dal centralismo, sepolti sotto un'alluvione di norme, schiacciati dall'austerità e dalle regole di pareggio di bilancio assurde. Contro il centralismo e contro l'austerità non staremo zitti. Chiudo con una piccola ma concreta che mi sento di promettere subito. Ma è piccola, togliere la COSAP alle attività in periferia, proprio per cercare di creare nelle periferie, mettere al centro la socialità. Grazie a Fabrizio Valleri per la sua risposta. La risposta di Dario Nardella. Dunque, mi dispiace notare che in realtà non c'è una sola addizionale IRPEF, ci sono due tariffe, addizionale IRPEF progressive con redditi sopra i 25.000 euro e il sindaco non può azzerare l'IRPEF, che invece è una tassa, come sapete, statale. Detto questo, i dati dicono che Firenze è il capoluogo di provincia con le tasse locali più basse. Bisogna continuare su questa strada mantenendo anche l'equità. Anche noi siamo per la tariffa puntuale della Tari, vale a dire che chi produce rifiuti paga sulla base della produzione, dando una mano invece a chi aiuta la raccolta differenziata, che è un obiettivo fondamentale. Inoltre incentivi fiscali per le famiglie, per gli anziani, per i giovani.
come ad esempio il bonus per chi nasce o viene adottato a Firenze, un modo per aiutare le madri, la natalità e per aiutare le famiglie a costruire un futuro. Incentivi ai giovani che prendono la residenza in centro per riportare cittadini e una città viva anche nel nostro centro. E infine fare leva sull'IMU, come abbiamo già fatto in questi anni, aiutando gli artigiani, i negozi storici, i piccoli imprenditori, perché la leva fiscale può essere giusta e può aiutare la crescita e soprattutto l'occupazione. Grazie a Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Beh, ridurre le tasse fa parte del DNA del centrodestra. Sicuramente dobbiamo farle con criterio, guardando anche bene il quadro del bilancio del Comune di Firenze. Devo dire che probabilmente abbiamo dei numeri diversi, perché una cosa che non potremo fare è alzare l'IMU per le attività commerciali, perché molte di queste attività commerciali pagano già il massimo, quindi sicuramente sarà difficile aumentare l'IMU in buona parte delle attività commerciali. E poi c'ho una cifra che non so se tutti voi conoscete, 153 milioni 848 mila euro, che è il riaccertamento dei dati di bilancio frutto di previsioni errate, e qui parlo con in mano i dati della Corte dei Conti. Credo che come sempre ci voglia buonsenso. Ci sarebbe da rivedere per esempio questo enorme introito che viene dalla tassa di soggiorno. Questo è una cosa che va rivista completamente, ma va rivista completamente soprattutto avendo la possibilità di entrare nei dettagli dentro il bilancio, perché il bilancio si può leggere attraverso quello che si ricava da internet, ma per leggere i bilanci di un'azienda bisogna andare a fare quelle famose due diligence che sono indispensabili per leggere i dati di qualsiasi azienda. Grazie Ubaldo Bocci, può tenere il microfono. La risposta di Mustafa Batte. Allora, la Costituzione prevede che le imposte vengano pagate in funzione dei redditi personali. Sulla base di questo principio possiamo dar vita a una revisione delle percentuali di imposte quali IRPEF e IMU per poterle utilizzare per i servizi al sociale, anziani e per il discorso dell'accoglienza. Rimodulazione delle tariffe scolastiche per asili nido e mense, controllo e rivalutazione anche della tassa per turisti, che può essere utilizzata per investire in forme di lavoro per giovani. E inoltre, per quanto riguarda i bonus, è preferibile degli interventi strutturali che hanno una maggiore concretezza e compattezza e maggiore specificità rispetto ai bonus. Grazie a Mustafa Vatte. La risposta di Saverio Di Giulio. Allora, il nostro programma si basa su un presupposto imprescindibile, prima Firenze e i fiorentini. Per ottenere questo abbiamo previsto una rimodulazione delle imposte volte a favorire, a rimettere al centro dello sviluppo economico della città le nostre imprese del territorio, botteghe, artigiani, imprese manifatturiere, ambulanti, tutte queste categorie che rappresentano la ricchezza delle nostre famiglie devono essere messe in condizione di intercettare la ricchezza che giunge in città. Di conseguenza abbiamo previsto un abbattimento netto della Tari per tutte queste categorie e anche un abbattimento dell'IMU al minimo previsto di legge per i proprietari dei fondi in cui operano e lavorano queste attività. Quindi quando alla scadenza del contratto molto spesso viene mandata via l'attività tradizionale perché arriva la multinazionale o l'azienda straniera, il proprietario si vedrà ridotta l'IMU al minimo se rinnoverà allo stesso prezzo di affitto l'immobile, il contratto con l'attività tipica. Questa per avvantaggiare le nostre attività del territorio. Alzare la no tax area dell'addizionale comunale da 25 a 28 mila è un'altra priorità e rimodulare completamente tutto il sistema degli introiti dell'imposta di soggiorno, prevedendo un'imposta sul turismo giornaliero che oggi non è tassata e che invece devono contribuire, chi viene qui giornalmente, grazie alla ricchezza della città. Grazie a Saverio Di Giulio. La risposta di Antonella Bundu. Buonasera a tutte e tutti. Allora, circa un mese fa ho firmato il protocollo Rifiuti Zero. Delle cose che porteremo avanti con il protocollo Rifiuti Zero è quello della tariffazione puntuale di cui stavano parlando, però che nessuno ha firmato nell'amministrazione attuale, che parla della tariffazione puntuale sugli scarti che vengono prodotti, dunque premiare le persone che producono meno scarti. Un'altra cosa, grazie agli amministratori comunali uscenti della nostra area di sinistra, è stato
stata l'addizionale IRPEF è rimasta al 25.000 euro di imponibile, dove non si paga niente, come dicevano giustamente, e oltre a quello invece c'è questa flat tax, che a noi non piace, perché secondo noi deve essere una tassazione, deve essere equa e progressiva, e pensiamo che non sia assolutamente fattibile che chi guadagna, chi ha un imponibile di 25.000 euro debba pagare 25.000 euro e un centesimo, debba pagare uguale come chi ha un imponibile di 75.000 euro. Tutti questi proventi poi dopo li possiamo rimettere in servizi per la comunità, come ad esempio il trasporto pubblico, come gli asili nido e quant'altro. Grazie Antonella Bundu. La risposta di Roberto De Blasi. Allora, fra i fondamenti del Movimento 5 Stelle, la strategia alla base è quella di rimodulare tutta l'imposizione fiscale in favore dei cittadini più virtuosi e quelli più deboli, e fare in modo, insomma, che i contributi siano proporzionali al reddito e alla generazione, appunto, di reddito. Per quanto riguarda la Tari, siamo assolutamente d'accordo con i colleghi nel, appunto, premiare i cittadini virtuosi in funzione della produzione degli scarti che vengono sia domestici che industriali, e diciamo che andrebbe rivista anche i gettiti della tassa di soggiorno turistica, quindi in questo senso andrà rivolto anche alla tassa giornaliera, come diceva il collega, e soprattutto per quanto riguarda i bonus andremo a incrementare quelli che potrebbero essere i vantaggi per le giovani coppie nell'iscrivere i bambini agli asili nido. Grazie a Roberto De Blasi. Dunque, ha chiesto la replica il candidato dei Verdi, Andrés Lasso. 30 secondi per la replica, la programmiamo quando siamo pronti. Prego. Sì, volevo dire al sindaco che attualmente abbiamo uno scaglione 02 e ovviamente ci sono le esenzioni, quindi lo scaglione è uno solo. Noi ne proponiamo di andare da 01 a 08 con una progressività quindi molto maggiore. E secondo me non dobbiamo vantarci di chi ha le tasse più basse, ma di chi ha la fiscalità più equa, e in questa direzione noi vogliamo andare. Aggiungo anche che per fare la tariffazione puntuale serve il porta a porta e non i cassonetti o i cassonetti a chiavina. Grazie. Grazie ad Andrés Lasso. Abbiamo terminato la domanda su tasse e incentivi, adesso andiamo invece al capitolo delle infrastrutture, avremo più domande. La prima prevede un tempo di risposta di 40 secondi. Siete contrari o favorevoli alla realizzazione delle nuove linee della tranvia? Parliamo della linea 4 fino alle Piagge e poi Campi Bisenzio e della linea 3-2 fino a Bagnaripoli. Se siete contrari, ci dite cosa proponete in modo chiaro? Partiamo da Gabriele Giacomelli. Noi siamo per il blocco immediato di ogni progetto di ampliamento della tranvia, ma non per una contrarietà di principio, perché noi crediamo che a Firenze, quando si parla di trasporto pubblico, si parla di un trasporto pubblico che è pubblico soltanto di nome e non di fatto. Per cui siamo per la creazione di un sistema di trasporto pubblico, di un'unica azienda di trasporto pubblico sia su gomma che su rotaia, gestita direttamente dai lavoratori e dai comitati di cittadini. Solo dopo aver realizzato un'azienda di questo tipo potranno essere valutate opzioni di ampliamento della rete tranviaria della rete tranviaria. Grazie a Gabriele Giacomelli. Stiamo parlando di infrastrutture, in particolare di tranvia. La risposta di Fabrizio Valleri. Siamo contrari a nuove linee con questi treni Sirio gestiti da capitali estranei a Firenze con contratti capestro. In particolare siamo contrari a distruggere la ferrovia già esistente alla Leopolda, alle Piagge, che invece potrebbe essere valorizzata all'interno di un generale miglioramento del trasporto ferroviario locale. Siamo contrari a distruggere altre produzioni dei viali del Poggi. In alternativa proponiamo da subito una nuova generazione di autobus elettrici ad alta frequenza che possano immediatamente entrare e attraversare anche il centro, assicurando continuità e connettività con le stazioni e le due linee di tram ormai esistenti, da subito, spendendo meno, senza sventrare. A volte è più saggio non fare che continuare a fare male. Grazie a Fabrizio Valleri. La risposta di Dario Nardella. Io sono chiaramente per completare il sistema delle tranvie. Lasciare a metà una rete sarebbe come lasciare a metà un ponte. L'Italia troppe volte ha opere pubbliche e cantieri che si cominciano e non si finiscono. Abbiamo realizzato le due linee in 4 anni e mezzo, l'ultima, inaugurata col presidente Mattarella, ci ha permesso di ridurre il traffico di 12.000 veicoli dalle 7 alle 10 del mattino ogni giorno. Faremo la linea 4 per le Piagge,
la linea per Sesto, Campo di Marte e quella per Bagno a Ripoli, senza tagliare alberi e soprattutto senza pali, utilizzando le nuove tranvie senza batterie. Questo riduce il traffico, l'inquinamento e il trasporto pubblico è il mezzo più efficiente e giusto per i cittadini. Grazie a Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Allora, secondo me, scusate la franchezza, ma trovo questa domanda posta non in maniera corretta. Non si può parlare di tranvia se prima non c'è una visione complessiva di viabilità, mobilità e parcheggi. Perché noi si continua a ragionare di pezzi della città e non si parla di altro. Detto questo, noi dobbiamo... È impossibile immaginare una tranvia che passi dall'unica via di comunicazione che c'è, dalla fortezza fino a Viale Europa e Bagno a Ripoli. Perché questo significa 3, 4, 5 anni dove il manto stradale verrà buttato all'aria per fare questa operazione. Quindi con gravissimo maleficio per le aziende, per il commercio, per i cittadini. Grazie poi a Ubaldo Bocci. Però mi fate dire, i pali. Scusi, sono terminati i 40 secondi a disposizione. I pali che ho fatto la... Scusi, sono terminati i 40 secondi a disposizione. Avete firmato delle regole prima di venire qua. Grazie. Andiamo avanti. La risposta di Mustafa Abbatte. Bene la tranvia come un sistema di mobilità integrato con piste ciclabili, bus elettrici, un sistema ferroviario di metropolitana in superficie. Il sistema tranviario deve raggiungere tutti i quadranti della città scoperta. Il comune però dovrà stare attento a monitorare i tempi di inizio e di fine lavori. Bisognerà dar vita a un progetto in cui soddisferà delle tecnologie moderne e inoltre il basso impatto ambientale. Firenze ha bisogno che tutte le zone di Firenze siano coperte dal sistema tranviario e della mobilità. Grazie a Mustafa Abbatte. La risposta di Saverio Di Giulio. Allora, noi siamo sempre stati contrari alla realizzazione delle linee della tranvia perché invasive, perché lente, perché eccessivamente costose in relazione alla media europea e soprattutto perché hanno una portata di passeggeri scarsa in relazione al fabbisogno della città di Firenze. Al loro posto siamo per costruire una metropolitana leggera che, spostando i flussi in sotterranea, potrebbe peraltro anche liberare le carreggiate al fine di permettere una realizzazione di una rete di corsie preferenziali veramente efficienti per la nostra città. Oltre a questo non dobbiamo scordarci i danni che causerebbe la costruzione della tranvia Bagno a Ripoli al tessuto economico e sociale di Gavinana, Viale Giannotto e Viale Europa, uno dei pochi rimasti che funziona grazie in città a Saverio Di Giulio. Grazie a Saverio Di Giulio per la sua risposta. La risposta di Antonella Bundu. Noi siamo chiaramente a favore del trasporto pubblico locale, però pensiamo che ci debba essere un serio studio, un piano di mobilità integrata, dunque prendere in considerazione anche, i bussini, oltre alla tranvia, le piste ciclabili e quant'altro. Siamo un po' perplessi su questa novità che d'ora in poi non ci saranno più i pali, perché fino ad ora ci sembra un po' uno spot elettorale. Però pensiamo che ci sono veramente delle nuove tecnologie che vanno studiate e vanno portate avanti, dunque ben venga il trasporto pubblico locale anche sulla tranvia per riuscire a raggiungere tutte le parti della città. Grazie a Antonella Bundu. La risposta di Roberto De Blasi. Allora, il Movimento 5 Stelle è estremamente favorevole a sistemi di trasporto alternativi a impatto zero. Per quanto riguarda la concezione di quest'opera, crediamo che sia partita nel modo sbagliato, nel senso la realizzazione della linea 2 è stata un'infrastruttura che ha pesato sulle dinamiche sociali dei cittadini. Molte attività commerciali ne hanno sofferto e i cantieri sono andati avanti in maniera disordinata. Le alternative possibili ci sono, soprattutto in considerazione del contesto in cui si intende inserire quest'opera, in un contesto di alto pregio culturale come quello di Firenze. La realizzazione di un treno, comunque fare in modo che i treni attraversino la città in un contesto così densamente popolato, crediamo non sia la soluzione più giusta. Grazie a Roberto De Blasi. La risposta di Andres Lasso e poi le repliche se ci sono. Siamo favorevoli al potenziamento del sistema tranviario, al collegamento di Firenze Sud e le piagge con le nuove linee. Andranno tenute d'occhio alcune criticità, l'attuale ingolfamento di Santa Maria Novella su cui convergono le tre linee attuali, la tutela del patrimonio arboreo, l'attenzione al patrimonio artistico. Siamo anche disponibili a valutare altri ampliamenti oltre ai due citati, si è parlato di Sesto, di Campi, di Coverciano e tutto questo ci interessa. È da notare tra l'altro che qui vicino a dove ci troviamo adesso, un secolo fa c'era una linea tranviaria, la tranvia per il Chianti, uno studio di fattibilità del 2015 ha studiato
studiato la possibilità di riproporlo e ci è parso interessante. Grazie a Andres Lasso, ha chiesto la replica Ubaldo Bocci. Gli date un microfono per favore, vi passate, ecco qua, cioè, è arrivato, non è arrivato. Allora, proprio per questo sono convinto che la tranvia è un conto, un treno che passa per la città è un'altra cosa. Va potenziato il servizio della rete ferroviaria, perché da Santa Maria Novella fino a Rovezzano sono diverse stazioni. Ci sono, noi abbiamo preso una tranvia nata vecchia, perché qualsiasi città in Europa c'ha tutt'altro tipo di tranvia. E poi, sindaco, spiegami una cosa, un anno fa abbiamo messo i pali in piazza Santa Maria Novella e oggi ci viene detto che i pali li smontiamo. Che si fa? Grazie a Ubaldo Bocci, ha chiesto la replica Dario Nardella, poi Roberto De Blasi. Ci sono altri che hanno chiesto la replica? No. Ok, Nardella, De Blasi. No. Constato che oltre a me soltanto un'altra candidata, la Bundu, siamo chiaramente favorevoli a finire le tranvie. Io insisto sul fatto che le tranvie riducono l'inquinamento e il traffico e i dati lo dicono. I fiorentini mi incitano ad andare avanti in questo. La progettazione delle tranvie senza pali negli anni 90 non era possibile e credo che su questo si possa tranquillamente investire sul futuro. Nessuno ha dato in modo chiaro le alternative. Un sindaco, e questo ho imparato dai fiorentini, oltre a criticare, deve anche dire come si fanno le cose. Grazie a Dario Nardella. Allora, la replica di Roberto De Blasi e poi Saverio Di Giulio. Aveva chiesto la replica prima... E poi sapete di giù. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle negli ultimi anni si è adoperato in maniera intensa nel proporre alternative allo scempio che è stato realizzato in piazza della stazione. La presenza di pali e cavi non è assolutamente ammissibile nel cono visivo di una delle piazze più belle di Firenze. La piazza realizzata e progettata così voluta dal maestro Michelucci non merita questo. Detto questo, ora si vorrebbe tornare indietro proponendo soluzioni spendendo altri quattrini a carico dei contribuenti, quando magari sarebbe stato opportuno dare ascolto alle persone che hanno fatto delle proposte magari più sensato rispetto a quello. Grazie a Roberto De Blasi. La replica di Saverio Di Giulio, prego. No, volevo rispondere al sindaco Nardella in quanto sul tema della tranvia. Ho sentito il sindaco dichiarare qualche giorno fa che si realizzeranno altri due sottopassi per il traffico veicolare in Piazza della Libertà e in Piazza Beccaria. Siamo l'unica città, credo, nel mondo che scava per interrare le macchine e non per interrare i treni. Evidentemente quello che noi sosteniamo da tempo, ovvero che la tranvia in relazione alla sua invasività non è un mezzo che riesce a ridurre il traffico veicolare ma anzi aumenta gli ingorghi, è effettivamente una verità. Se no non ci sarebbe stata questa proposta da parte del sindaco. Grazie a Saverio Di Giulio. Allora, se non ci sono altre repliche, andiamo avanti con le domande. Ripartiamo da Fabrizio Valleri. Restiamo sempre sul tema delle infrastrutture. Siete contrari o favorevoli alla realizzazione della nuova pista all'aeroporto di Peretola? Ricordiamo che per l'avvio dei lavori mancano due passaggi: il pronunciamento del TAR ai primi di giugno e poi il passaggio del Ministero che deve chiedere lo sblocco dei fondi all'Unione Europea, fondi che ci sono già. Ci sono 30 secondi per rispondere. Fabrizio Valleri. Siamo fermamente contrari alla cementificazione di altri 600 ettari della piana. La Toscana ha già un grande aeroporto a Pisa, circondato da ferrovie, raggiungibile facilmente da Santa Maria Novella. L'aviazione civile, così come è oggi, è rumorosa e inquinante, verrà presto messa in discussione. Libera Firenze aderisce all'iniziativa degli studenti di Maastricht per un'aviazione civile più sostenibile. Grazie Fabrizio Valleri. La risposta di Dario Nardella. Io sono sempre stato favorevole e ho lavorato in questa direzione. Il governo precedente ha inserito l'aeroporto di Firenze nel piano degli aeroporti strategici. Purtroppo, come è stato ricordato, il governo attuale ancora non sblocca i fondi che dovrebbero venire dall'Europa. Abbiamo ormai raggiunto tutte le autorizzazioni, bisognerà realizzare la nuova pista facendo attenzione all'impatto ambientale, ma questa dà una risposta agli abitanti di Brozzi, Quaracchi e Peretola e una soluzione in termini di lavoro, di investimenti e di crescita. Grazie a Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Sindaco, assolutamente... Abbi pazienza, l'aeroporto è 50 anni che siete al governo, in regione, provincia, città metropolitana, comuni della Piana, comuni di Firenze, che cosa avete fatto per l'aeroporto? E c'è stato anche un tempo in cui c'era il nostro, vostro, di tutti, ex sindaco che era a fare il Presidente del Consiglio. Detto questo, da sindaco dico che il problema della tranvia si risolve facendo lavorare... Grazie Ubaldo Bocci. No, perché lui mi ha detto che il sindaco... Scusi, però questo è fuori dal suo tempo. No, c'è un tempo in cui bisogna stare, è una regola del confronto, è fuori dal suo tempo. La risposta di Mustafa Vatte.
a favore dell'ampliamento dell'aeroporto. Firenze ha bisogno di un aeroporto all'altezza del valore internazionale che ha. L'ampliamento dell'aeroporto porterà quasi a 1200 posti nuovi di lavoro, porterà un indotto di 800 milioni, porterà anche soprattutto a 5 milioni di viaggiatori e turisti. Firenze ha bisogno di questo aeroporto. Grazie a Mustafa Abate. La risposta di Saverio Di Giulio. Allora, siamo sempre stati favorevoli all'ampliamento dell'aeroporto secondo il master plan che appunto è in discussione, e l'unica cosa che ci distingue dalle altre posizioni è che noi vogliamo una gestione pubblica dell'infrastruttura. Non ci piace gestire l'aeroporto sia una multinazionale, perché non vogliamo logiche di profitto che possano andare a discapito del nostro territorio, ma una gestione pubblica nell'interesse esclusivo della nostra città. Bisogna liberare comunque in maniera veloce i cieli del quartiere 5 e dare impulso allo sviluppo economico della città, quindi sì. Grazie a Saverio Di Giulio. La risposta di Antonella Bundu. Noi siamo contrari alla nuova pista dell'aeroporto, vogliamo invece potenziare i collegamenti esistenti che ci sono già fra i due aeroporti, Pisa e Bologna, e in più vogliamo proporre di portare avanti il progetto del Parco della Piana, che è un polmone importante, un polmone verde importante per la nostra città, e anche andare avanti con lo sviluppo del polo scientifico del Sesto Fiorentino, cosa che non sarebbe possibile con la nuova pista dell'aeroporto. Grazie Antonella Bundu, la risposta di Roberto De Blasi. La città di Firenze insieme alla Piana Fiorentina è tra le zone più densamente inquinate e paragonabili alla pianura padana e riferite all'intera Europa. Realizzare la nuova pista significherebbe incrementare i livelli di inquinamento e mettere a rischio la salute dei cittadini. Di inquinamento ci si ammala e nella peggiore delle ipotesi si muore purtroppo. Noi siamo favorevoli allo sviluppo del Parco della Piana, siamo decisamente favorevoli allo sviluppo del potenziamento del collegamento ferroviario da Firenze agli aeroporti vicini di Pisa e Bologna, magari ripristinando il servizio di check-in. Grazie alle stazioni a Roberto De Blasi. La risposta di Andres Lasso. Posizioniamo ovviamente i 30 secondi per il tempo di risposta. Prego. Se sarò sindaco scriverò immediatamente al ministro Toninelli per comunicargli che il comune di Firenze si aggiunge agli altri 7 comuni della zona già contrari a quest'opera impattante e sbagliata. Oltre a questi 8 comuni ci sarà quindi anche la città metropolitana contraria, e credo che Toninelli dovrà prendere atto e non potrà più soprassedere rispetto agli impatti ambientali, urbanistici e di vario tipo che ha quest'opera, compresi un modello di sviluppo e un tipo di... Grazie ad Andres Lasso. La risposta di Gabriele Giacomelli. Siamo assolutamente contrari al progetto di ampliamento della pista di Peretola, perché quando si parla di grandi opportunità si dovrebbe parlare di opportunità per chi? Non di certo per i lavoratori e per i cittadini di Firenze, ma senz'altro per la Confindustria e per pochi magnati ultramiliardari del trasporto aeroportuale. Chi parla di creazione di posti di lavoro mente sapendo di mentire, perché i dati dicono che negli ultimi 10 anni, a fronte di un aumento di oltre 40 milioni di utenze sul trasporto aeroportuale, sono corrisposte 20.000 lavoratori in meno nel settore. Grazie a Gabriele Giacomelli. Ha chiesto... ok, perfetto. La replica di Fabrizio Valleri, che aveva chiesto in un primo momento, non più. Ok, allora andiamo avanti con un'altra domanda sempre sul tema delle infrastrutture. Il tempo per rispondere è 40 secondi. Stazione Foster e sotto attraversamento dell'alta velocità ferroviaria, siete favorevoli o contrari? Nel caso in cui siate contrari, ci dite cosa vorreste fare della Foster, attualmente un buco in città, in quel quadrante di città. La risposta di Dario Nardella. Io sono favorevole, avevo delle perplessità, non ne faccio mistero. Abbiamo lavorato con il Ministero dei Trasporti per una project review che farà della Foster una stazione di interscambio. Non è solo un progetto strategico il sottoattraversamento per il Paese, ma serve soprattutto a liberare binari in superficie per realizzare la metropolitana di superficie. Noi abbiamo tanti pendolari che entrano a Firenze con le macchine, 200.000 ingressi al giorno. Se vogliamo davvero ridurre il traffico e l'inquinamento senza tanti discorsi, dobbiamo realizzare il sottoattraversamento e una metropolitana di superficie. Chi ora ha speso questi 700 milioni di euro, oltre a fermarsi, dovrebbe risponderne anche per quei lavoratori che sono rimasti grazie a casa. Grazie a Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Mi domando chi li ha spesi. La stazione Foster deve essere pronta nel 2016. Allora, il problema, prima ancora della stazione Foster, è l'alta velocità. Firenze deve essere centrale nell'alta velocità. La stazione Foster è un di cui. Serve realmente la stazione Foster? Faccio presente che dopo aver speso 700-800 milioni non è stato fatto un metro di sottoattraversamento.
Questa è una vera follia. Quindi qui va rivisto veramente fino in fondo, se è possibile, anche aumentando un binario per il traffico metropolitano, evitare di spendere centinaia di milioni. Finisco il discorso, io do le risposte. Per la storia della tranvia, la tranvia si mette i bus elettrici, una corsia preferenziale, si fa passare i taxi e si fa lavorare. Grazie a Ubaldo Bocci. La risposta di Mustafa Abbatte. La Foster purtroppo è un'opera nata male, un costo di 300 milioni e extra costi di 500 milioni, ma va ultimata perché non può rimanere una cattedrale in mezzo alla città. Deve essere rivisto questo progetto e deve essere inteso come un hub di interscambio tra trasporto pubblico, pullman nazionali, internazionali e un sistema di metropolitana in superficie. Va ultimata perché non può, è uno scempio lasciare un buco in mezzo alla città. Grazie a Mustafa Abbatte. La risposta di Saverio Di Giulio. Allora, noi riteniamo che non si debba andare avanti con gli scavi per il sottoattraversamento TAV, noi riteniamo che si debba aggiungere una coppia di binari alla rete ferroviaria esistente, cosa possibile, ci sono diversi studi in merito, e vogliamo utilizzare la Foster per scavare per un altro motivo, ovvero per la realizzazione di ciò che dicevo prima, la metropolitana leggera da realizzarsi al posto della tranvia, per avere una risposta trasportistica più efficace e più efficiente per chi si muove all'interno della città. Grazie a Saverio Di Giulio. La risposta di Antonella Bundu. Allora, noi a differenza di altri siamo sempre stati coerentemente contrari al sottoattraversamento dell'alta velocità e anche alla stazione Foster. Vediamo che con i nuovi metodi di sicurezza riusciamo comunque ad andare avanti con i progetti di treni di alta velocità senza dover andare avanti con questa opera. Sono 20 anni, ora ci parlano di project review, però se andiamo a vedere stiamo ancora parlando di un progetto vecchio di 20 anni. Noi vorremmo fare un concorso internazionale per vedere come fare a riqualificare questa zona. Dunque no alla Foster, no al tunnel TAV. Grazie Antonella Bundu. La risposta di Roberto De Blasi. Un'opera concepita e cantierizzata tanto tempo fa, mai portata a termine, non si sa per quale motivo, speculazioni in atto, in corso di verifiche, eccetera. Noi siamo contro la realizzazione di quest'opera. Firenze ha già una fermata dell'alta velocità. Impiegare così tante risorse per... guadagnare qualche minuto, o si parla, se siamo all'ordine di qualche minuto di tragitto per chi prende il treno da Roma a Milano o viceversa, non giustifica gli impegni e gli sforzi adoperati in questo senso. Quindi direi che i risvolti ambientali che possono avere anche lo stravolgimento dell'equilibrio delle falde acquifere potrebbero avere cause ed effetti ancora peggiori. Grazie rispetto a quelli che sono verificati. Grazie a Roberto De Blasi. La risposta di Andres Lasso. La risposta a questa domanda dipende dal progetto, perché se il progetto è quello di fare fermare un decimo degli alta velocità alla Foster e 9 decimi ancora a Santa Maria Novella, sto citando dati riportati a suo tempo dall'assessore Giorgetti, questa cosa non ha alcun senso e sono soldi buttati via. Se invece si ritorna al progetto iniziale, quello sparito dai radar ai tempi della Giunta Renzi, in cui era previsto un servizio ferroviario metropolitano perché tutti i treni fermavano alla Foster e quindi liberavano i binari di superficie e si aggiungevano delle stazioni in più alle 10 esistenti, allora il progetto torna ad avere senso. Quindi la prima cosa da fare sarà verificare questo prerequisito, altrimenti bisogna riqualificare l'area. Grazie a Andres Lasso. La risposta di Gabriele Giacomelli. Sì, la stazione Foster sarebbe innanzitutto una stazione della TAV. Noi siamo contrari alla TAV e quindi siamo contrari alla stazione Foster. Siamo contrari alla TAV perché la riteniamo un'opera costosa e inutile. Quando si dice che è finanziata dai soldi dell'Unione Europea, il nostro giudizio non muta, perché i soldi dell'Unione Europea sono i soldi dei cittadini, dei lavoratori, fiorentini, italiani e stranieri, e quindi non c'è nessun regalo dell'Unione Europea ai fiorentini. Casomai è un regalo dei lavoratori fiorentini alle aziende. Per cui noi proponiamo un riammodernamento generale della rete ferroviaria fiorentina metropolitana e la messa in funzione delle stazioni cittadine a Firenze, che ad oggi sono lasciate in stato di semiabbandono. Grazie a Gabriele Giacomelli. La risposta di Fabrizio Valleri. Il buco che potrebbe contenere lo Stadio Olimpio è costato fino adesso 800 milioni di euro e dovrebbe arrivare, non si sa se tra 15-20 anni, a costare almeno tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Queste sono le cifre. E bisogna aggiungerci che per le stesse le ferrovie non sono più ne interessate, non ne hanno più bisogno praticamente. Che la nostra proposta qual è? A noi piacerebbe sarebbe piantarci alberi, restituendo del verde proprio nel cuore della città. Sì, potremmo pensare a un polmone verde, una sorta di Central Park. Chiamiamola giocando sulla parola,
sulla parola foresta forest. Foresta forest. Foresta Foster. Va bene, allora, abbiamo terminato la domanda sulla Foster. Andiamo avanti con un'altra domanda. Il tempo di risposta è di 50 secondi. Parliamo di stadio e Fiorentina. La consegna del progetto definitivo da parte della Fiorentina sul nuovo stadio, per il quale il Comune di Firenze ha predisposto una variante urbanistica, viene posticipata di mese in mese. Nel frattempo i risultati sportivi della squadra hanno esposto Della Valle a una contestazione molto forte. Cosa direte alla proprietà nel vostro primo incontro da sindaco di Firenze? La risposta di Ubaldo Bocci. Allora, la prima risposta che invece do a questo meraviglioso pubblico è: se non sbaglio, il primo progetto dello stadio fu presentato dal sindaco, dallo sceriffo Scioni nel 2008. Poi ci sono stati un modellino presentato da Renzi e un altro modellino presentato da Nardella. Il dato certo è che sono passati 11-12 anni e dello stadio non sappiamo niente. Allora, è possibile che tutta la colpa sia uno di un altro? Qui c'è un tavolo che dura 12 anni e l'incapacità delle parti ha fatto sì che ancora la nostra squadra non abbia uno stadio vero. Allora domani a Della Valle dirò: caro dottore Della Valle, ma tu che progetto hai per la Fiorentina? Spiega a tutta la città cosa vuoi fare della nostra squadra e poi parleremo dello stadio. Grazie a Ubaldo Bocci, la risposta di Mustafa Abbatte. Mi dispiace contraddire Ubaldo Bocci, ma nel 2008 non è stato un progetto da parte di Graziano Cioni. E inoltre il discorso dello stadio è un discorso che va avanti da quasi 30 anni. Ora con le nuove tecnologie, sia dal punto di vista ingegneristico che architettonico, si può pensare ad una copertura. Per il discorso della costruzione da parte del privato ci sono troppi paletti. Primo da tutto il master plan dell'aeroporto, lo spostamento della Mercafir, il consumo di suolo e soprattutto l'abbandono di un monumento storico nazionale come l'Artemio Franchi. Quindi la copertura per ora è la migliore soluzione che possiamo dare ai fiorentini e a Firenze. Grazie a Mustafa Vatte. La risposta di Saverio Di Giulio. Ah, se fossi sindaco farei un appello a tutti gli imprenditori chiedendo che qualcuno venga a rilevare la CF Fiorentina, perché Della Valle non ha mai dimostrato affidabilità e ha sempre dimostrato di essere più interessato al proprio interesse personale rispetto al progetto sportivo per la città. È l'ora di restituire la Fiorentina ai fiorentini, quindi stop a qualsiasi progetto di costruzione di uno stadio che più che uno stadio sembra essere un'occasione di speculazione edilizia, e riavvolgendo il nastro rimettere i fiorentini, i tifosi della Fiorentina al centro di un dibattito per l'eventuale ipotesi di un altro progetto. Le associazioni dei tifosi non sono state sufficientemente coinvolte, ma rappresentano una parte attiva dello spettacolo domenicale e devono essere parte del processo decisionale. Quindi io rimetterei al centro i tifosi, riaprirei il dibattito e nel frattempo aprire il Franchi. Grazie a Saverio Di Giulio. La risposta di Antonella Bundu. Allora, noi dobbiamo domandarci: ma i tifosi hanno veramente bisogno? Che cosa vogliono? Vogliono un nuovo stadio? Se vogliono un nuovo stadio, di che cosa stiamo parlando ora? Della Cittadella Viola, che in teoria dovrebbe avere un centro commerciale che è 2,5 volte quell'outlet che ci abbiamo già a Barberino? Stiamo parlando solo di uno stadio? Abbiamo un esempio ora a Campo di Marte, che è un esempio a livello architettonico e ingegneristico del Novecento, che possiamo certamente riuscire a trovare il modo di fare una copertura di questo stadio, altrimenti vediamo di parlare direttamente con il Comune e non con la società, che sia il Comune di Firenze che cerca di dare una risposta a quello che vogliono veramente i tifosi viola. Grazie Antonella Bundu, la risposta di Roberto De Blasi. I tifosi di Firenze, la società, la squadra hanno assolutamente necessità di un impianto sportivo decoroso e all'altezza dell'importanza della società stessa. Però si deve partire dal presupposto che non si possono trasferire i disagi dei residenti del quartiere di Campo di Marte in un altro quartiere densamente popolato in città. Mi riferisco all'ipotesi di realizzare la struttura nell'area Mercafir, con annessa importanti aree commerciali che potrebbero stravolgere l'equilibrio sociale e imprenditoriale delle piccole attività che si trovano in quella zona. Gli stadi, impianti di questo tipo andrebbero realizzati nelle immediate vicinanze degli svincoli autostradali per limitare al massimo i disagi delle persone che vivono quei luoghi. Grazie Roberto De Blasi, la risposta di Andres Lasso. A Della Valle dirò questo: intanto che il mancato rispetto delle scadenze ripetuto
porta chiunque a perdere credibilità a presentare qualunque progetto. Poi comunicherò che Firenze non ha bisogno di due stadi, ma di uno migliorato e potenziato, che Firenze non ha bisogno di altri 5-7 ettari di centri commerciali e che la Mercafir resta al suo posto. Noi presenteremo dei progetti per il Franchi, che abbiamo chiamato un tetto per il Franchi, ma che riguarda una riqualificazione in toto, e oltre a un progetto stadio sicuro e un progetto eventi senza inconvenienti. Su questo noi vogliamo coinvolgere architetti, i migliori architetti del mondo, a confrontarsi quasi un secolo dopo col genio di Pierluigi Nervi. Credo che questo sarebbe una cosa entusiasmante per l'architettura mondiale e per Firenze. Grazie Andres Lasso. La risposta di Gabriele Giacomelli, prego. Sì, la prima cosa che dirò a Della Valle è che se crede con un sindaco comunista di poter mettere le mani su un intero quartiere per poterlo trasformare a propria immagine e somiglianza, si sbaglia di grosso. Il nuovo stadio sarebbe solamente una goccia all'interno di un mare fatto da attività legate alla famiglia Della Valle, per cui hotel, negozi di lusso. Noi siamo assolutamente contrari a questo, perché crediamo che la Fiorentina, in generale il calcio, sia passione popolare e non un business per miliardari. Per questo siamo favorevoli alla totale riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, a partire dai settori popolari, dalle curve che sono state completamente lasciate a se stesse, anche dai recenti lavori di ammodernamento dello stadio, e per la valutazione di un eventuale progetto di copertura esterno che non vada ad intaccare la struttura e il valore storico architettonico dello stadio Artemio Franchi. Grazie a Gabriele Giacomelli. La risposta di Fabrizio Valleri. Direi, signore Della Valle, una delle tante che mi ricordo è quando doveva fare il centro sportivo all'Incisa e non se ne è saputo più di niente. Che senso avrebbe distruggere beni pubblici, il centro del freddo, il mercato ortofrutticolo, tutta l'area Mercafir, per poi doverli ricostruire consumando altro suolo? Perché, per poi consentire cosa? La costruzione di uno stadio privato utilizzando norme che il magistrato Cantone ha definito criminogene? Non siamo d'accordo, noi crediamo nella copertura del Franchi, non toccando la parte monumentale, stile progetto Camp Nou. E la valorizzazione all'interno di Campo di Marte, ci sono tanti altri sport, non solo per il calcio, per i giovani non solo per le società. Inoltre vicino a Campo di Marte potremmo valorizzare anche Overciano, un centro sportivo di grande valore ed efficienza, e potrebbe ospitare molte attività. Grazie a Fabrizio Valleri. Per chiudere sulla domanda Stadio e Fiorentina, la risposta di Dario Nardella. Io ricorderò alla proprietà che il Comune ha fatto tutto quello che doveva fare. 2015 dichiarazione di interesse pubblico, l'avvio delle procedure per il progetto della Mercafir, l'avvio delle procedure urbanistiche e la chiusura della procedura urbanistica per l'area di Castello e per liberare la Mercafir per fare il nuovo stadio. Ora, cara proprietà, non ci sono alibi. Questa cosa si fa o non si fa, ci vuole chiarezza. Poi mi dispiace che il candidato Bocci perda più tempo per attaccarmi, anche perché dice no a tutto, la tranvia non si fa, la TAV non si fa, anche sullo stadio non è una priorità e non propone alternative. Oddio, sulla TAV c'è la proposta dei campi da cricket, però io credo che si debba andare avanti, perché Firenze non può rimanere ferma al palo, i progetti si realizzano, i cantieri si portano in fondo. Grazie a Dario Nardella. Andiamo avanti con la prossima domanda, se non ci sono repliche. Perfetto. Andiamo avanti con la domanda del centro storico. Gli alloggi privati destinati agli affitti turistici stanno facendo cambiare pelle al centro storico, dalla residenza ai servizi per i turisti. Considerate positivo questo fenomeno o volete fare qualcosa? Diteci cosa per cambiarlo eventualmente. Mustafa Vatte. Firenze ha bisogno del turismo come il turismo ha bisogno di Firenze, però bisogna imporre delle regole in modo da non creare una saturazione del turismo. Circa il 20% dell'immobiliare del centro fiorentino è diventato un B&B, gestito la maggior parte dal colosso americano Airbnb. Bisogna portare delle limitazioni, prima di tutto limitare l'affitto di appartamenti da parte di un singolo proprietario, limitare le licenze per l'affitto di appartamenti al di sotto dei 30 giorni, limitare all'interno di un solito condominio il numero di B&B. Bisogna dare delle regole, se no si rischia di andare in sovrasaturazione. Grazie a Mustafa Vatte. Ricordo che c'è un minuto per rispondere a questa domanda sul centro storico. La risposta di Saverio Di Giulio.
Ah sì, bisognerebbe cercare di introdurre un numero chiuso per quanto riguarda le locazioni brevi, aprendo un tavolo di trattativa anche ovviamente con il governo per fare questo. Oltre a questo bisogna riportare la residenza in centro. Come si fa? Agendo sulle imposte comunali, anche qui come ho detto prima, quindi IMU al minimo per chi rinnova i contratti d'affitto ai residenti storici e per chi affitta un immobile del centro a un residente storico in tutto il comune di Firenze. Oltre a questo, operare per l'edilizia sociale anche nel quartiere 1 e nel centro storico attraverso la formula che Casa Pound propone da sempre, ovvero quella del mutuo sociale, la vendita di case a prezzo di costo di costruzione o di ristrutturazione a famiglie italiane non già proprietarie di una casa con un reddito che non superi un quinto delle entrate familiari e con la formula di fatto del diritto di riscatto. In questa maniera, anziché regalare gli immobili alla speculazione ricettiva delle multinazionali, si potrebbe aumentare il numero di cittadini dal centro che stanno purtroppo scappando tutti. Grazie a Saverio Di Giulio. La risposta di Antonella Bundu. A Firenze abbiamo un problema di troppi turisti, over tourism. Non vogliamo dire no al turismo chiaramente, però deve essere assolutamente regolamentato. Abbiamo circa 15 milioni di turisti che ci vengono ogni anno e noi vogliamo sì più turismo, vogliamo più viaggiatori e meno consumatori. Vogliamo dare delle regole così come viene fatto in altre grandi città come ad esempio Berlino o Barcellona, dove viene messo un tetto a queste grandi società che hanno questi alloggi che danno in affitto a Airbnb, e cercare anche di puntare soprattutto di andare di fare un'inversione di tendenza per quel che riguarda la svendita del patrimonio pubblico, di cercare di andare verso un housing popolare, cercare di riportare la cittadinanza. Le persone che vivono e lavorano a Firenze, i cittadini, la popolazione fiorentina deve tornare a riabitare il centro. Dunque non abbiamo niente contro la signora che per arrotondare affitta una stanza, però siamo contro a fare profitto a scapito della cittadinanza. Grazie Antonella Bundu. La risposta di Roberto De Blasi. Il centro storico di Firenze ha assoluta necessità che ci sia un'inversione di tendenza nelle scelte politiche adoperate per gestire questo fenomeno. Ho incontrato recentemente i comitati dei cittadini residenti, i quali si dichiarano molto preoccupati. C'è una continua emorragia dal centro storico verso l'esterno ad opera degli abitanti che ormai va avanti da troppo tempo. Le botteghe artigiane chiudono in favore dell'apertura di centri commerciali di piccola e media distribuzione e i flussi turistici frequentano il centro storico in modo incontrollato. Non si può incrementare la presenza di questi flussi con addirittura la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto e poi vietare magari di consumare un panino lungo le strade. In questo senso ci vuole un controllo maggiore, ci vuole una politica di educazione al turismo e soprattutto ci vuole una riorganizzazione della concessione delle eventuali licenze per l'ospitalità breve all'interno degli appartamenti del centro storico. Grazie Roberto De Blasi. La risposta di Andres Lasso. Sì, il fenomeno in atto è negativo, come già stato detto, spinge i fiorentini verso quartieri periferici se non comuni limitrofi. Per arginarlo vanno messe in atto alcune cose, per fare quello, per limitare gli affitti brevi come è stato fatto a Berlino e a Barcellona serve una legge speciale per Firenze che noi chiederemo a gran voce, perché in questo momento i comuni hanno le armi spuntate. Città come Firenze e Venezia, sottoposte a fenomeni di saturazione turistica, hanno bisogno di avere delle armi in più. Poi serve anche stare molto attenti sui cambi di destinazione d'uso, cioè fare il contrario di quello che è stato fatto negli ultimi anni, in cui tutti i cambi di destinazione d'uso sono andati quasi sempre verso la destinazione d'uso ricettiva. Su questo il Comune ha l'ultima parola e è bene appunto che il centro continui a essere abitato e a svolgere tutte le funzioni chiave, non soltanto quella ricettiva. Grazie ad Andres Lasso. La risposta di Gabriele Giacomelli. Sì, servono assolutamente maggiori controlli e l'introduzione anche di un calmiere per i prezzi degli affitti. Siamo anche favorevoli alla reintroduzione del contingentamento per le attività di somministrazione alberghiere, che bloccherebbe la proliferazione in centro di tutte queste attività che di fatto hanno espulso i cittadini delle classi popolari fiorentini letteralmente dalla città ma anche dalla gestione, vedendo aumentare in modo vertiginoso i prezzi degli affitti. Ad oggi la media per un affitto mensile di un monolocale a Firenze di circa 600 euro. Questa assoluta vocazione turistica ha gettato Firenze in una delle situazioni di emergenza abitativa più grave di tutta Italia, rendendola anche la capitale italiana per il numero degli sfratti per morosità in relazione al numero degli abitanti. Noi siamo affinché la casa sia un diritto sociale garantito a tutti e che non può essere messa dopo la vocazione turistica.
Grazie a Gabriele Giacomelli. La risposta di Fabrizio Valleri. Per noi di Libera Firenze prima di tutto deve essere il Comune a fare la sua parte per il centro storico, valorizzando il suo patrimonio per creare case accessibili a famiglie fiorentine. Basta dismissioni, basta svendite. Per il Comune, poi il Comune deve farsi parte attiva con le grandi proprietà, tra cui enti pubblici, parapubblici, la Chiesa, le fondazioni bancarie, perché anch'essi dedicano una parte del loro immenso patrimonio a residenza popolare. Infine bisogna porre un freno ai resort di lusso gestiti da grandi operatori stranieri, che erano delle isole inaccessibili ai comuni mortali e solamente per i ricchi della terra. Ne sono state fatte alcune, ma ora basta, una città intera non può essere messa in vendita. Il problema, insomma, non sono i piccoli proprietari che affittano un appartamento con Airbnb. Prima di chiedere sacrifici ai piccoli bisogna mettere in riga i potenti. Grazie a Fabrizio Valleri. La risposta di Dario Nardella. Allora, diciamo una cosa, non si può attaccare il turismo sempre. Se viene governato è un buon volano per l'economia e per creare lavoro. Il fenomeno del turismo di massa riguarda tutte le città d'arte, ci vorrebbe un piano nazionale per aiutare le città in questo. Dopodiché a Firenze in questi anni abbiamo fatto alcune cose importanti, il regolamento UNESCO, il blocco per l'apertura di nuovi ristoranti, il blocco di Internet Point, fast food. Se oggi i fiorentini non trovano in Piazza del Duomo un McDonald's è perché noi con l'amministrazione ci siamo opposti con questo regolamento. L'aiuto ai negozi storici, portare la residenza con 1000 giovani in centro e qui con Airbnb, fenomeno Airbnb, con i proprietari. Aprirò un tavolo insieme a loro per capire come regolare questo fenomeno, perché è vero che alcune famiglie campano su un affitto in centro, ma è vero che ci sono multinazionali che rastrellano alloggi in centro per fare business. Ci vuole equilibrio e competenza. Grazie a Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Allora, io sarò il sindaco del no, può darsi. Però voglio dire, uno dei problemi per cui nascono i bed and breakfast è anche perché, per esempio, i parcheggi in centro sono sempre più rari. Allora, da programma 2014, faremo il parcheggio al Carmine, faremo il parcheggio in Piazza Tasso, faremo il parcheggio in Piazza Brunelleschi. Io sono convinto che se noi avessimo fatto, o meglio, avessimo ricevuto i parcheggi promessi 5 anni fa, probabilmente anche qualche residente del centro non sarebbe andato via. I bed and breakfast vanno semplicemente messi sotto delle regole, regole uguali per tutti, perché non sono i bed and breakfast regolari, sono i tanti, tanti, troppi che non sono regolari, e su questi che dobbiamo lavorare. Grazie a Ubaldo Bocci. Allora, hanno chiesto la replica Roberto De Blasi e Andres Lasso, per entrambi alla seconda. Okay. Allora, vorrei rispondere al sindaco Nardella puntualizzando, sì, è vero, non abbiamo un McDonald's in Piazza Duomo, ma abbiamo tante realtà di piccole e medie supermercati in via Ricasoli, in via Cavour, in via della Spada, e queste attività sono sorte in luogo delle vecchie botteghe che sono stato patrimonio della tradizione del Comune di Firenze. Gli studenti arrivano a Firenze, non hanno più possibilità di trovare un alloggio dove andare a alloggiare. Firenze ha sempre avuto questa grande forza, questa grande comunità di studenti che vengono da fuori e che hanno studiato all'università. In questo senso oggi non è più grazie possibile. Grazie a Roberto De Blasi. Allora, se mi recuperate un microfono me lo fate scalare, grazie. Ascoltiamo anche la replica di Andres Lasso. Volevo replicare a Ubaldo Bocci, perché se oggi abbiamo una delle città più motorizzate d'Italia e d'Europa, Firenze a livello di città metropolitana è sui 700 auto per 1000 abitanti, Amsterdam è a circa 250, è perché per decenni abbiamo pensato città a misura di automobile. Quindi continuare ancora oggi nel 2019 a immaginare un centro che si ripopola di automobili è proprio antistorico e va proprio nella direzione sbagliata. Terminiamo qua. Vuole replica? Allora, replica di Ubaldo Bocci da 30 secondi. No, velocissimo, vorrei sapere. No, la replica è 30 secondi. Hanno anche meno. Vorrei sapere. No, mi scusi, la replica è 30 secondi, se la chiede, peraltro mi pare che sia la seconda, se ricordo bene. La posso chiedere o no? Sì, la può chiedere, sì. La seconda, le ha finite. Allora poi chiedo al collega che ha parlato adesso, dove quei lasso, dove le persone che ancora scelgono di vivere in centro, dove parcheggeranno? Se non si può fare parcheggi, faremo che cosa allora per mettere queste macchine? Bene, grazie. Allora, terminiamo qua. C'era la replica di Antonella Bundu, vuole una replica anche lei? Perfetto. Antonella Bundu, prego.
Sì, volevo dire a Bocci, noi in realtà vogliamo diminuire il numero di auto private che vanno, vogliamo andare a favore dell'ambiente. Che domanda è quella di dove vogliono andare? Se la gente che vive in centro vuole andare in centro, dobbiamo dare un trasporto pubblico locale che funzioni. Non dobbiamo assolutamente andare nella direzione di avere più parcheggi, di far parcheggiare, di far entrare la gente. Anzi, proprio l'opposto. Grazie Antonella Bundu, il pubblico non è invitato a partecipare. Andiamo avanti con la prossima domanda, se non ci sono altre repliche. Parliamo di periferie, ci dite un progetto per le periferie, ad esempio con la linea 4, qualora si ovviamente optasse per la realizzazione, alle piagge arriverà la tranvia, ma arriverà solo quella? Avete dei progetti per le periferie? 30 secondi per tutti. Gabriele Giacomo, no scusate, ho perso il filo. Saverio Di Giulio, perdono. Allora, Casa Pound nelle periferie lavora quotidianamente in ambito sociale, conosciamo benissimo le problematiche di quelle zone letteralmente abbandonate dal susseguirsi dell'amministrazione di sinistra, quindi noi per primo vogliamo riportare la presenza delle istituzioni all'interno di quei quartieri con l'apertura degli sportelli sociali al cittadino in ogni rione di tutte le periferie fiorentine, affinché i cittadini possano rivolgersi per qualsivoglia problematica dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, all'amministrazione, un comune più vicino, anche utilizzando le sedi dei quartieri. Grazie a Saverio Di Giulio. La risposta di Antonella Bundu. No, noi vogliamo una città policentrica, dunque non vogliamo chiaramente creare periferie, vogliamo dare delle risposte. Chiaro che siamo d'accordo con il trasporto pubblico che arrivi fino alle piagge, però le piagge attualmente l'unico punto di aggregazione che ha è un piazzale all'interno del centro commerciale della Coop. Noi dobbiamo dare delle risposte, dobbiamo portare il bello anche alle piagge, dobbiamo smettere di pensare che le periferie siano diverse dal centro, dunque portare assolutamente più servizi. Grazie Antonella Bundu. Roberto De Blasi. La valorizzazione delle periferie è assolutamente necessaria in un'ottica di strategia anche di gestione del turismo. Decentrare il turismo sulle periferie è fondamentale, fare vivere anche ai cittadini delle periferie le conseguenze positive del turismo attraverso iniziative culturali, installazioni di opere d'arte che possano in qualche modo richiamare l'attenzione anche dei turisti di massa. Grazie Roberto De Blasi. La risposta di Andres Lasso. Due iniziative per le piagge. La prima, un concerto del maggio all'anno alle piagge. Noi Verdi immaginiamo una città senza periferie, per ottenere questo bisogna iniziare a fare cose importanti e interessanti nelle zone meno centrali della città. Seconda cosa, far rispettare finalmente la valutazione di impatto ambientale del 2003 che prevedeva degli interventi di compensazione per gli abitanti di quelle zone. È incredibile che in 16 anni e 7 anni dopo che il ricorso della società aeroportuale è stato perso non sia stato fatto niente in questo senso. Grazie Andres Lasso, la risposta di Gabriele Giacomelli. Serve rimettere al centro la lotta per i diritti sociali di chi nelle periferie ci abita, ovvero i lavoratori e i giovani delle classi popolari. Parlo del diritto alla casa, parlo di un diritto di trasporti che sia un accesso a un sistema di trasporti che sia accessibile a tutti, l'accesso alla cultura. Serve rimettere al centro queste tematiche per le periferie, lottando in primo luogo per il diritto alla casa che deve essere garantito a tutte le famiglie, italiane e straniere, bloccando anche la guerra tra poveri che molto spesso si innesca su queste tematiche. Grazie a Gabriele Giacomelli. La risposta di Fabrizio Valleri. In tutte le periferie noi vogliamo ricostruire una comunità rionale con un proprio centro civico, con un servizio sanitario di base, un centro anziani, una biblioteca, vigili urbani rionali e quant'altro sarà possibile. Alle piagge i binari arrivano già, non c'è bisogno di distruggerli per farne di nuovi. Invece che di nuovi silo investiamo insieme alla regione in treni regionali più leggeri, confermata ripartenza veloce, per avere realmente quei treni urbani e sfruttare l'immenso patrimonio ferroviario che già attraversa tutta la città. Grazie a Fabrizio Valleri, la risposta di Dario Nardella. Io non parlo di periferie, di quartieri, perché i cittadini di Firenze non possono sentirsi di serie B o di serie A. Abbiamo portato l'illuminazione a LED, 30.000 punti luce, telecamere videosorveglianza 650, l'estate fiorentina nei quartieri non centrali. La linea 4, che mi pare qui nessuno voglia fare, invece sarà una grande svolta per i cittadini delle piagge. Vignolini, tu avevi fatto una domanda precisa. Lì al posto della ex Gover, oggi ricettacolo di spacciatori, porteremo il Parco Florenzia per le famiglie. Grazie a Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Allora, io sono felicissimo sentire che oggi, a 15 giorni dalle elezioni, l'ex Gover, che è una fabbrica che è dismessa da 25 anni, che in questo momento è occupata
da privata, ma è dal 2002 che era stato fatto un piano di riqualificazione e dal 2002 nessuno è intervenuto per dire alla proprietà che si poteva fare qualcosa. Primo punto. Secondo punto, va rivista via Pistoiese, perché via Pistoiese è una strada sempre intasata e va rivisto un piano che permetta che ci sia la possibilità. Grazie di avere un'altra. Grazie a Ubaldo Bocci. Allora, dunque, c'era una replica di Gabriele Giacomelli, vuole la replica, dunque 30 secondi per Gabriele Giacomelli. Sì, volevo dire una cosa. Ho finito. Perdonami. No, infatti, la risposta di Mustafa Vatte e poi la replica di Giacomelli. Perdona. Bisogna valorizzare le periferie. Oggi le piagge non sono altro che dei dormitori. La gente esce per andare al lavoro e torna per dormire. Bisogna riportare i cittadini alle piagge, i bambini, con eventi sportivi, eventi culturali, potenziare i centri giovani, potenziare i centri di formazione del lavoro, dedicare delle aree per i graffiti urbani. Bisogna far rivivere le periferie. Oggi le periferie fiorentine sono poco vissute, la popolazione non le conosce. Grazie a Mustafa Vatti. Allora c'era la replica di Gabriele Giacomelli, per lui 30 secondi. Sì, volevo rispondere a Nardella che parlava del fatto che le periferie non esistono, ma lo vado a dire a un ragazzo delle piagge che magari ha i propri genitori disoccupati, che ha la casa che è stata pignorata delle banche, che la propria vita è uguale a quella di un ragazzo del Poggio Imperiale. Penso che basti questo esempio per dire come le periferie e come se esistono, ed è proprio nelle periferie che si vedono tutti i risultati di questo sistema che noi appunto come Partito Comunista vogliamo abbattere. Grazie a Gabriele Giacomelli per la sua replica. Allora andiamo avanti con un'altra domanda, il tempo di risposta qua è più ampio, 1 minuto e 30 secondi. Apriamo il capitolo della sicurezza, la prima a rispondere sarà Antonella Bundu. Il dibattito su Firenze, città sicura o insicura, è imperverso ormai da molti anni sui media. Premesso che la sicurezza fa capo al governo centrale, ci dite però quali azioni metterete in campo da primo cittadino per garantire maggiore sicurezza ai fiorentini. Antonella Bundu. Allora, prima di tutto noi non vogliamo assolutamente cavalcare e aumentare delle percezioni di insicurezza, dobbiamo dare delle risposte serie. Dunque noi siamo contrari a quello che è stato, che sta succedendo adesso, quello delle zone rosse, siamo assolutamente contrari a spostare la microcriminalità dal centro, dal salotto buono a quello che in teoria è la periferia. Noi vogliamo dare delle risposte per quel che riguarda il lavoro, il precariato, perché se parli con le persone, quella di cui veramente hanno bisogno è un lavoro sicuro, è la sanità, è la scuola pubblica, i trasporti pubblici che funzionino, abbiamo bisogno di un'illuminazione che funzioni, abbiamo bisogno di fare una lotta contro la violenza di genere, che è l'unico vero reato che è in aumento a livello nazionale e anche a livello locale. Dunque dobbiamo ascoltare le persone, non cercare di parlare alla pancia delle persone. Questa ordinanza che è anticostituzionale, che è stata fatta delle zone rosse, che decide che chi ha un precedente, come quella signora peruviana che è stata fermata alla fermata dell'autobus che stava andando al lavoro e hanno visto che hanno un precedente di anni fa, le è stato impedito poi di calpestare queste 17 zone rosse del salotto buono. Questo nemmeno Kafka avrebbe potuto immaginare una cosa del genere. Noi vogliamo una città più sicura, ma una città più sicura per le persone che la vivono e non una città militarizzata. Grazie. Grazie Antonella Bundu. Restiamo sul tema della sicurezza, risposta di Roberto De Blasi. Beh, Firenze non si può dichiarare una città sicura, questo è sotto gli occhi di tutti. Le aggressioni e gli atti di violenza sono ormai all'ordine delle cronache giornaliere. Le iniziative prese in questo senso per contrastare il fenomeno sembrano essere delle iniziative scomposte a tappare, a mettere una pezza che di fatto hanno come diretta conseguenza il trasferimento di un problema da una zona all'altra. Le cascine è un esempio. L'attenzione rivolta alle cascine negli ultimi tempi, negli ultimi settimane, ha fatto sì che i fenomeni di microcriminalità si spostassero e si trasferissero nelle piazze dei quartieri limitrofi, per cui è necessario istituire un sistema di presidi atti a contrastare questa sorta di fenomeno eccezionale in questo momento. Dopodiché bisognerebbe incrementare con iniziative culturali la possibilità di far rivivere i quartieri periferici in modo tale che questi fenomeni non trovano più spazio per poter colonizzare appunto le piazze e i giardini pubblici dei cittadini. Grazie Roberto De Blasi. La risposta di Andres Lasso. Una prima considerazione: una città più vissuta è una città più sicura, questo ce lo insegna la storia, quindi investire in luoghi e momenti di aggregazione e di partecipazione
vuol dire investire anche in sicurezza. Una seconda considerazione: microcriminalità fa spesso rima con marginalità, quindi noi se non ingaggiamo una seria lotta alla marginalità perderemo sempre anche l'altra battaglia. Io voglio fare un esempio: se il sistema carcerario italiano ha il 68% di tasso di recidiva contro il 20% di quello norvegese, significa che 68 detenuti su 100 quando hanno scontato la pena tornano a delinquere. Allora occuparmi di questi detenuti non è fare un favore a loro, ma è fare un favore a tutta la società, occuparmi di tutta la società. Quindi occuparsi degli ultimi non è buonismo, ma è occuparsi di un pezzo di società che è in difficoltà e di conseguenza avere un ritorno per tutta la società. Poi ci sono cose pratiche che si possono fare meglio, si può pensare ad esempio a progetti di sicurezza partecipativa come sono stati sperimentati a Bologna, cioè che se adeguatamente finanziati consentono di integrare meglio l'occhio del cittadino con l'azione delle istituzioni. Ma al di là di questo noi abbiamo un serio problema di marginalità crescente e se non affrontiamo questo perdiamo di conseguenza la battaglia anche quella della sicurezza. Grazie Andres Lasso, la risposta di Gabriele Giacomelli. Sì, noi crediamo che la prima sicurezza innanzitutto sia la sicurezza sociale. Non serve scagliarsi inseguendo Salvini verso quelle che sono le manifestazioni esteriori del disagio sociale se poi non si interviene a monte, se poi non si interviene sulle cause che portano al disagio sociale e che portano alle manifestazioni del cosiddetto degrado. Il primo degrado è la povertà, il primo degrado è una città che, ripeto, è la capitale italiana per il numero degli sfratti per morosità in relazione al numero degli abitanti. Il primo degrado è una città, il primo problema è una città che vede ogni giorno lievitare i prezzi medi degli affitti mensili. Questo è la prima sicurezza, il primo problema, un problema di sicurezza sociale. Non serve colpire solamente, ripeto, le manifestazioni del disagio sociale se si restano immutate le cause che portano anche al verificarsi di questi fenomeni. Per cui serve proporre un modello alternativo di città, serve proporre un modello alternativo di società, un modello alternativo che si basi su quelli che sono i diritti e gli interessi materiali della stragrande maggioranza dei cittadini, cioè dei lavoratori e delle classi popolari che in questi ultimi anni sono stati completamente abbandonati da politiche che noi riteniamo classiste, che hanno avvantaggiato solamente una piccola cerchia ristretta di parassiti e speculatori. Grazie a Gabriele Giacomelli, la risposta di Fabrizio Valleri. Detto potremmo mettere Calciante a giro per la città, no, ma non sarebbe. I quartieri dormitorio che si svuotano di giorno non sono sicuri di notte, i quartieri impiegatizi che si svuotano di notte non sono sicuri di giorno. Non importa quante telecamere e quanti poliziotti a Firenze, circa 800 nel centro storico. È questa visione di città che è sbagliata. La prima sicurezza, secondo noi, di Libera Firenze è un'inversione di mentalità. Debbono tornare i residenti ovunque possibili, si devono moltiplicare i centri civici rionali che siano vivi e frequentati tutto il giorno, anche la sera. Sono i cittadini che vivono il loro rione di giorno e di notte, che creano la prima rete di sicurezza. Evidentemente ci sono anche a Firenze spazi che hanno bisogno di una cura speciale e di maggiore sorveglianza, come le cascine. Ma è dai centri civici rionali che verranno comunque informazioni preziose e saranno un vero osservatorio permanente e capillare su chi ha problemi di integrazione, sul vagabondaggio, sui perdenti e sui marginali. In una grande città reprimere senza prevenire la marginalità sarebbe perdente, scusate, anche un po' reazionario. Grazie a Fabrizio Valleri. Stiamo sul tema sicurezza, la risposta di Dario Nardella. Io ho sempre detto da sindaco che la sicurezza è un diritto fondamentale, come la salute, e non può essere una bandiera di destra o di sinistra, anche perché i cittadini pagano le tasse ed è lo Stato che deve prendersi cura della sicurezza dei cittadini, mentre vedo che la Lega che sostiene il candidato Bocci punta al riarmo, alla giustizia fai da te, che credo sia una ricetta sbagliata. Noi abbiamo puntato anche sulla cultura e sull'educazione. Da Firenze è partita la proposta di iniziativa popolare per introdurre l'educazione alla cittadinanza in tutte le scuole dell'obbligo e mi fa piacere che se ne discuta in Parlamento. 100.000 firme dei sindaci, non solo repressione, anche educazione. E poi controllo del territorio, ma con le risorse pubbliche, ad esempio attraverso i vigili di quartiere. Ne abbiamo assunti 110 a tempo indeterminato, nel mio programma arriveremo a 200, in modo che ogni fiorentino possa avere a 10 minuti di distanza una pattuglia di agenti di polizia municipale a piedi, non con il taccuino per fare le multe, ma soprattutto per lavorare sull'ascolto e la reprensione. Poi non so,
mi interrompe, dei centri in tutti i quartieri per la legalità di quartiere, per coinvolgere associazioni dei commercianti che in questi anni ci hanno aiutato, cittadini, forze dell'ordine, puntare su cultura, le telecamere che abbiamo messo, arriveremo a 1000, il controllo del territorio perché i cittadini siano parte attiva per la sicurezza della città. Grazie a Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bosci. Sì. Allora, detto che la legge dice che il sindaco è il garante della sicurezza e della salute, che questa città sia insicura lo sappiamo tutti. In allora, se voi siete convinti che questa sia città sicura, dove si può tranquillamente viaggiare da via dei Servi alla stazione, dalle Cascine in qualsiasi altro posto, allora fate bene a confermare questo signore che è comunque in Palazzo Vecchio da 15 anni. E allora mi chiedo, c'era bisogno di aspettare un mese dalle elezioni o due mesi dalle elezioni per assumere 100 ragazzi, 100 vigili? Il problema di questa città, perché è troppo facile. Allora, la sicurezza, uno dei motivi veri della sicurezza è il decoro. Allora, voi mi dovete dire se ci sono degli stabili in questa città, anche di proprietà del direttamente o indirettamente del comune, che sono completamente abbandonati. Allora, qua... Non vi interrompete, grazie, dai. Sant'Orsola. È occupato? Scusate, però, Bocci deve rispondere alla domanda senza star dietro a Nardella, altrimenti non... No, non sto dietro a Nardella, hai ragione, faccio meglio. Bravo. Allora, Sant'Orsola è decenni in quelle condizioni. L'unico atto che è stato fatto a Sant'Orsola negli ultimi decenni è mettere dei pali perché veniva giù tutto e un cartellone futuribile dove ci sarà scritto da qui in avanti faremo un grande centro. Quanti decenni è che Sant'Orsola è in quella condizione? Grazie, il problema è il decoro. Ubaldo Bocci. Grazie Ubaldo Bocci. La risposta di Mustafa Vatte. Oggi chi dice che Firenze è una città sicura si nasconde dietro un dito. Oggi Firenze non è sicura. Il concetto di legalità deve essere alla base della convivenza civile, soprattutto in una città multietnica come Firenze. La sicurezza non è né un valore di destra né un valore di sinistra, è un valore assoluto che ogni cittadino a Firenze deve avere. Mi piace parlare di sicurezza col concetto di deterrente e prevenzione, controllo del territorio H24 da parte delle forze dell'ordine e anche della polizia municipale che deve essere presente sul territorio, ma non una volta o due volte a settimana con gli security point, deve essere presente sempre, deve essere un punto di riferimento, riportare lo sportello della legalità che era stato un'attività promossa nel 2008 in cui all'interno del quale trovavamo polizia municipale che accoglieva informazioni, segnalazioni e denunce da parte del cittadino. Bisogna fare di più, videosorveglianza. Nell'ultimo periodo si è mosso bene l'amministrazione comunale, maggiore illuminazione, è questa la sicurezza che il cittadino fiorentino deve pretendere. Oggi esistono delle zone di illegalità aperte, basta andare a vedere alla stazione, la stazione è una zona di spaccio, di molestie, di risse, tutti i giorni. A queste si aggiunge le Cascine, zone di Firenze Sud, la Fortezza, c'è un problema sicurezza oggi e chi lo nega è complice. Grazie a Mustafa Vatte, la risposta di Saverio Di Giulio. Contrariamente a quanto dice il sindaco, oggi i dati ci parlano di una Firenze fortemente insicura, quarta città d'Italia per il numero dei reati e oltre a questo Corte d'Appello e Confcommercio hanno lanciato pochi giorni fa dei veri e propri allarmi per la sicurezza a Firenze. Quindi bisogna rimettere al centro il presidio del territorio. Noi l'abbiamo fatto elaborando un grande piano sicurezza antidegrado, partecipato e condiviso con i cittadini, polizia municipale, incaricate di pubblico servizio, addetti al controllo, associazioni di cittadini volontari, tutti uniti in un coordinamento permanente per la dislocazione quotidiana nelle zone più critiche di personale volto a controllare il territorio. Bisogna investire in sicurezza, cosa che l'amministrazione non ha mai fatto, è meno dell'1% del totale ammontare investimenti dell'amministrazione nel 2018, quello dedicato alla sicurezza. Abbiamo visto i cosiddetti vigili di quartiere, presenza di 2 uomini della polizia municipale un'ora alla settimana, in alcuni casi alcune un'ora ogni 2 per raccogliere segnalazioni, ma i cittadini non hanno bisogno dell'ufficio reclami, hanno bisogno del presidio sul territorio. E allora arrivo in conclusione, visto che il tempo sta finendo, ciò che bisogna tornare a fare è investire in sicurezza, perché dalla sicurezza, specialmente fuori dal centro, deriva la vivibilità dei cittadini che noi vogliamo tutelare con grande priorità. Grazie. Grazie a Saverio Di Giulio.
Allora, dunque, 30 secondi Antonella Bundu perché voleva la replica, giusto? Sì, volevo solo dire che i vigili urbani... Aspetta, prego. Volevo solo dire che di far presente che anche i vigili urbani sanno, la polizia municipale, il loro lavoro non è quello di essere dei Rambo, non devono essere mandati a fare quello per cui non sono non è assolutamente il loro lavoro. Dunque dire che noi vogliamo più sicurezza, dunque abbiamo più vigili, li mandiamo per le strade, magari qualcuno aveva suggerito anche dall'area Bocci di usare i taser o altri, dico Salvini, pensiamo che sia assolutamente la risposta sbagliata. Benissimo, la replica anche di Saverio Di Giulio, 30 secondi. Sì, replica integrazione, non ci dobbiamo scordare le condizioni che si vivono oggi sui nostri mezzi pubblici, c'è un incrementare di furti, scippi, violenze e soprattutto l'evasione del biglietto. In questo piano antidegrado e sicurezza elaborato da Casa Pound c'è il ritorno in un presidio fisso su tutti i mezzi pubblici come deterrente, ma anche volto alla riscossione del biglietto, perché c'è un danno enorme anche che viene causato da questi personaggi che infestano la nostra città anche e soprattutto nei mezzi pubblici. E inoltre in ottemperanza al TUEL, espulsione per tutti gli stranieri piantagrani che vivono in modo grazie a Saverio Di Giulio. Allora, ricordo che Bocci, Di Giulio, Bundu e De Blasi hanno terminato le repliche da 30 secondi e Andres Lasso, sì, anche lei. Restano ancora, abbiamo 4 domande. Allora, domanda da 30 secondi, il primo a rispondere è Roberto De Blasi. E il tema è sempre sulla sicurezza, ma sugli sgomberi. Ci sono due richieste molto chiare. La prima riguarda il Consiglio Comunale, che ovviamente il Consiglio Comunale di questa consigliatura che si è appena chiusa, che a maggioranza ha votato e approvato una richiesta di sgombero del CPA. La seconda riguarda invece il campo Rom del Poderaccio. Ecco, da sindaco cosa farete con queste due situazioni? Allora, il tema è molto caldo. Le occupazioni abusive al giorno d'oggi non possono essere più tollerate. A più riprese, mesi fa, l'attuale amministrazione si è vantata di aver raggiunto il numero di 47 sgomberi abusivi. Il problema è che a ogni sgombero abusivo è conseguito immediatamente una nuova occupazione abusiva da dover sgomberare successivamente. Per cui la legalità... prima di tutto non possono essere ammesse e concesse occupazioni di carattere abusivo. Grazie Roberto De Blasi, la risposta di Andres Lasso. Sul CPA da sindaco io mi recherei al CPA e direi queste cose. Innanzitutto che è stato grave nel marzo 2018 invitare la Balzerani a dire delle cose inaudite, questa è stata una cosa molto grave. Ma al contempo riconoscerei che molte attività fatte hanno valore sociale e mi metterei in dialogo per un serio percorso di regolarizzazione come avvenuto altrove. Sugli sgomberi, Poderaccio e non solo, io dico gli sgomberi sono uno strumento legittimo se c'è un'alternativa. Se questa manca, se non c'è un altro piano, la situazione sgomberata si riformerà altrove in pochissimo tempo. Grazie a Andres Lasso, mi perdonerà. Allora... ripristiniamo un attimo la situazione del timing, 30 secondi, ce la facciamo? Eccoci qua. Gabriele Giacomelli per la risposta, eravamo sul tema dell'occupazione. Vai. Sì, allora noi richiediamo che il CPA rappresenti uno spazio di aggregazione politica, culturale, sociale e che quindi siamo assolutamente contrari allo sgombero. Per quanto riguarda i campi Rom, invece noi siamo assolutamente contrari alla forma dei campi Rom e siamo per il loro smantellamento perché rappresentano dei veri e propri ghetti. Però siamo per uno smantellamento che offre anche delle alternative e che metta a quei cittadini di etnia Rom che ne hanno i requisiti, possa concedere gli stessi diritti sociali a loro come a qualsiasi cittadino di ogni etnia o nazionalità. Andiamo avanti con Fabrizio Valleri. Il campo Rom del Poderaggio va tolto, come dicono le direttive europee e italiane. Non ci sono né se e né ma. Se è ancora lì facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Mentre per quanto riguarda il CPA è una cosa molto diversa, infatti non capisco nemmeno come sta inserito nella stessa domanda. È una comunità inserita, è una comunità inserita in un'altra comunità, sicché secondo me per un progetto sempre rionale deve essere il rione e il quartiere, ci deve essere un dialogo tra il CPA e il quartiere per risolvere i veri problemi. Grazie Fabrizio Valleri, la risposta di Dario Nardella. Ma io vorrei parlare di fatti. In questi 5 anni noi abbiamo fatto 47 sgomberi senza mai ricorrere alla violenza e alla forza, ma rimettendo la legalità al centro, a differenza di altre città. Sul CPA il Consiglio Comunale si è espresso, ora dovrà decidere prefettura e forze dell'ordine.
Sul Poderaccio noi abbiamo già avviato lo smantellamento, siamo al 50%, in attesa che Salvini ci mandi 250 poliziotti che ha promesso a novembre, noi finiremo entro l'anno anche quello e lì ci metteremo un parco per le famiglie e per l'ambiente. Grazie a Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Se non ricordo male, il problema del Poderaccio è dal 1999, dalla guerra in Jugoslavia. Ora, che tutta la colpa ce l'abbia Salvini, che questo è un problema che c'è dal 99, mi fa un po' sorridere. Perché qui è 20 anni che c'è il Poderaccio. E che cosa è stato fatto negli ultimi 20 anni? Quindi, signore, invece dà sempre la colpa agli altri. Questa è un'amministrazione che c'è da sempre. E se ci sono ancora questi problemi, la colpa non è sempre degli altri. Fatemi un po' di autocoscienza. Grazie Ubaldo Bocci. La risposta di Mustafa Vatte. Sono contro ogni forma di occupazione abusiva degli immobili, però è altrettanto vero che prima di dar vita a degli sgomberi e di mettere le persone per la strada per rispetto della dignità dell'uomo bisogna trovare delle alternative, e ad ora alternative vere sia per il CPA che per il Poderaccio non ci sono. Bisogna dar vita a dei programmi seri per non mettere le persone per la strada. Andiamo avanti con Saverio Di Giulio. Allora, abbiamo sentito il sindaco Nardella dire alla vigilia dello sgombero di una parte del Poderaccio dire non può esserci accoglienza senza legalità, salvo poi scoprire in una determina comunale che il sindaco aveva riprotetto parte dei rom del Poderaccio in un centro d'accoglienza nel pieno centro della città di Firenze con 240.000 euro a carico dei fiorentini. Sulla mia pagina Facebook ci sono tutti i documenti e le determine comunali. Questo è gravissimo. Le persone trovate all'interno di quel campo in tutte le occupazioni stranieri che vivono di espedienti devono essere immediatamente espulse in applicazione al testo unico degli enti locali. Andiamo avanti con la risposta di Antonella Bundu. Allora, per me assolutamente il CPA non deve assolutamente essere sgomberato, fra l'altro fa cultura, io piuttosto chiuderei dei centri come ad esempio Casa Pound, Forza G e assolutamente sono sicura, anzi penso che siano completamente antidemocratici. E poi chiaramente vanno smantellati i campi rom, ma dando una risposta, non con le ruspe, e dando una risposta agli abitanti. Grazie Antonella Bundu. Allora andiamo avanti con un'altra domanda. Abbiamo 30 secondi anche per questa domanda. Questa è una domanda simbolica che riguarda un provvedimento che è stato molto discusso, il provvedimento dello Ius Soli. Da sindaco di Firenze realizzereste un evento per dare la cittadinanza simbolica a tutti i ragazzi stranieri nati e cresciuti a Firenze che magari parlano fiorentino meglio di tutti noi? La risposta di Andres Lasso. Credo sia una buona idea, la legge attuale di cittadinanza risale al 92 e non è più adeguata ai tempi. Una legge che prevede di aspettare 18 anni per riconoscere la cittadinanza a un ragazzo nato e cresciuto in questo paese. Penso che la proposta potrebbe essere declinata così: alla fine del ciclo delle scuole elementari i ragazzi vengono invitati a Palazzo Vecchio e ricevono questo riconoscimento. Tutte le civiltà hanno dei riti. Grazie, di ingresso Andres nella Lasso. Società. Grazie. Grazie. Gabriele Giacomelli. Sì, è una proposta che si può anche fare, ma che risulterebbe inutile nel momento in cui poi, dopo aver ottenuto la cittadinanza, questi ragazzi vengono lasciati nelle mani del lavoro nero, del lavoro sfruttato e della criminalità. Noi, come Partito Comunista, siamo perché i diritti civili siano assolutamente importanti, ma che debbano essere messi dietro quelli che sono i diritti sociali, per cui è inutile dare la cittadinanza se poi si continua a garantire un'esistenza non dignitosa, precaria, in preda allo sfruttamento. Grazie. Ricordiamo che nella domanda abbiamo specificato si tratta di cittadinanza simbolica, non di cittadinanza vera e propria. Comunque, Fabrizio Valleri. Noi di Libera Firenze siamo un po' scettici sui gesti di simbolici che rischiano di essere armi di distrazione di massa dei problemi concreti dei cittadini. I nuovi fiorentini devono essere integrati nella vita fiorentina attraverso un percorso di ius voluntatis, impegno e volontà. Diventare cittadini fiorentini, toscani, italiani senza alcun automatismo non ha senso. Noi pensiamo che tra i 16 e i 18 anni potrebbe essere attivati dei programmi di servizio civile e educazione civica. Grazie a Fabrizio Valleri. La risposta di Dario Nardella. Sì.
Allora, io non farò un atto simbolico, inizierò subito con il piano per l'occupazione giovanile, per dare opportunità a tutti i giovani, stranieri e non stranieri, perché solo così si possono ridurre le diseguaglianze. Sono per lo Ius Culture, vale a dire che puoi avere la cittadinanza se hai fatto un percorso formativo, scolastico, educativo, per parlare l'italiano, per conoscere le nostre culture. Non posso dire a Cosimo della scuola Calvino che ha i genitori stranieri che lavorano, pagano le tasse, discriminarlo, è nato a Firenze, discriminarlo grazie rispetto agli altri bambini. Grazie al sindaco Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Ci sono delle regole chiarissime su questo argomento. Trovo che la proporre una ipotesi del genere sia una cosa oltre che inutile e ipocrita, perché noi andiamo a raccontare una storia facendo credere a questi ragazzi che li facciamo sentire cittadini italiani sapendo che non è vero. E allora queste manifestazioni così ipocrite penso servano soltanto a allontanare la gente, non a farcela avvicinare. Grazie Ubaldo Bocci, la risposta di Mustafa Batte. Chi nasce a Firenze non solo è fiorentino ma è un cittadino italiano, perché chi nasce a Firenze non ha bisogno di un'integrazione, è un ragazzo che seguirà un percorso di studio come tutti i ragazzi fiorentini, come non conosce nemmeno la patria di origine dei genitori, quindi è fiorentino al 100% e basta etichettare i ragazzi che nascono qua come extracomunitari, basta. La risposta di Saverio Di Giulio. Io sono ovviamente contrario, perché acquisire la cittadinanza è un percorso di responsabilità e consapevolezza. Essere italiano significa discendere da coloro che sul Carso, sul Piave, sul Grappa sono morti per disegnare i confini di questa nazione, e quindi non può essere con un tratto di penna cancellata la storia d'Italia. Benissimo, sono contento di questo, perché come ho sempre detto sono l'unico candidato di destra identitario e nazionale in questa stanza che vuole cambiare. Grazie a Saverio Di Giulio. Grazie a Saverio Di Giulio. Prego il pubblico di non esagerare, tanto è inutile, quindi prego. Antonella Bundu può rispondere, prego. Il caso, la camicia nera non è un caso. Scusa, dai, buono. Lo Ius Soli, noi siamo assolutamente scusate, non si è capito niente. Ripartiamo un attimo. Candidati, non aizzate il pubblico, non finiamo più. Dai, andiamo avanti. Allora, lo Ius Soli cittadino sarà sicuramente una delle cose che faremo, perché anche se è solo simbolico, ora con questa ondata di razzismo, con questa deriva veramente di destra, anche solo delle piccole cose simboliche aiutano. Dunque noi daremo lo Ius Soli cittadino sia a chi è nato a Firenze che chi è nato altrove però residente a Firenze. Pensiamo che aiuterà comunque questo clima d'odio. Grazie Antonella Bundu. La risposta di Roberto De Blasi. Beh, io porto la mia esperienza da genitore, ho due bambini piccoli che frequentano uno l'asilo e uno la scuola elementare, e devo dire che l'atteggiamento dei miei figli nei confronti di bambini che magari non hanno la stessa nazionalità non è assolutamente, è assolutamente sincero, e non c'è nessun motivo per poter discriminare uno piuttosto che l'altro. In questo senso credo che sia una forma di integrazione necessaria per far sentire chi nasce a Firenze italiano a tutti gli effetti. Grazie Roberto De Blasi. Allora, domanda da 45 secondi, è la penultima, poi chiudiamo con l'appello al voto, riguarda le aziende partecipate del Comune di Firenze. Nelle aziende partecipate del Comune di Firenze prevedete nuove privatizzazioni o un eventuale incremento della quota pubblica? Gabriele Giacomelli per la risposta. Sì, noi del Partito Comunista siamo perché tutti quei settori strategici per la città e per la cittadinanza, e parlo della gestione degli alloggi popolari e dei trasporti, parlo della cultura, parlo del sostegno alle famiglie, siano completamente ripubblicizzate. Ma non basta la ripubblicizzazione, basta affidare questi settori che sono, ripeto, strategici per la cittadinanza nelle mani dei lavoratori e dei cittadini, affinché tali servizi siano svolti nell'interesse nell'ottica dell'interesse della collettività e dei cittadini, e non nell'ottica dell'interesse del profitto privato. Per questo proponiamo appunto la piena reinternalizzazione e ripubblicizzazione di tutti quei servizi che sono stati privatizzati nel corso delle precedenti amministrazioni comunali. Bene, la risposta di Fabrizio Valleri. Noi crediamo che le funzioni pubbliche comunali debbano essere svolte da aziende pubbliche comunali, sia un ente pubblico dell'acqua pubblica, come era l'acquedotto comunale, sia una compagnia pubblica del trasporto pubblico locale, come era l'ATAF. Non è nostalgia del passato, ma è guardare a quanto di meglio sta accadendo in Svizzera, per esempio, dove i cantoni e i comuni fanno vera manutenzione di tutto, dove i cittadini controllano davvero, dove si pratica autentica sussidiarietà.
Una cosa apparentemente piccola ma urgente è riportare in casa la gestione diretta della manutenzione delle pietre, dei marciapiedi, dei giardini, dell'illuminazione e della segnaletica stradale. Abbiamo bisogno di tornare a far curare le pietre delle nostre strade antiche da veri scarpellini e non da compagnie esterne di lavoratori sottopagati. Grazie Fabrizio Valleri. La risposta di Dario Nardella. Con la mia amministrazione abbiamo portato tutti i bilanci delle partecipate in pareggio o inutile, ma ci sono alcune cose che si possono cambiare e migliorare. Io ho una proposta chiara su Publiacqua: ripubblicizzare l'acqua, darla ai sindaci della Toscana e dunque ai cittadini con una società unica regionale. E poi puntare sulle fusioni, avere meno consigli di amministrazione e più efficienza. La società Firenze Smart per la gestione dei servizi tecnologici e digitali fondendo Linea Comune e Silfi. E infine la parola ai cittadini. La mia proposta è creare dei comitati con cittadini estratti per giudicare in modo trasparente la qualità dei servizi, perché così si fa una vera partecipazione e si cambia la pubblica amministrazione. Grazie Dario Nardella. La risposta di Ubaldo Bocci. Allora, le aziende partecipate devono avere due obiettivi: dare servizi veri ai cittadini e non fare buchi di bilancio. Allora, io benissimo che queste tutte le partecipate non abbiano buchi di bilancio, però qualche partecipata ha contribuito a fare i buchi sul Lungarno. Allora io credo che anche se si occupassero un pochino più di fare attenzione al lavoro per cui sono chiamati a fare, e vedo Publiacqua, secondo me sarebbe nell'interesse di tutti. Quindi attenzione ai bilanci, ma attenzione anche ai servizi ai cittadini. La risposta di Mustafa Batte. Allora, numerose partecipate del Comune gestiscono servizi pubblici, è qui che il Comune deve avere una maggiore azione autorevole e dove è possibile riacquistare quote, come ad esempio in Publiacqua. Inoltre dove le partecipate sono caratterizzate da vari enti locali, rafforzare i rapporti con i sindacati. Grazie a Mustafa Vatte. La risposta di Saverio Di Giulio. Allora, la privatizzazione di questi servizi porta sempre a pericolose logiche speculative, come abbiamo visto anche nel caso del già citato Lungarno Torrigiani, un'immagine, quella del crollo del Lungarno, che ha umiliato e offeso Firenze in tutto il mondo. Non è più possibile, l'acqua bisogna che torni assolutamente pubblica, che vengano abbassate le bollette in questa maniera e che si torni a investire sulla manutenzione della rete idrica, ma poi in tutte le società partecipate ci vuole una preminenza del pubblico sul privato, perché l'interesse che deve guidare la gestione dei servizi è esclusivamente quello del funzionamento per i cittadini e dell'interesse della città. Inoltre vorrei chiudere Firenze Parcheggi, perché è un carrozzone veramente vergognoso, e soprattutto regalare la sosta gratuita. Grazie a tutti gli ospedali, in particolar modo al Maier. Di Giulio. La risposta di Antonella Bundu. Il servizio pubblico deve essere, come dice la parola stessa, pubblico, altrimenti che servizio pubblico è? Dunque dobbiamo invertire la tendenza che c'è stata nell'amministrazione uscente di privatizzare tutto, di esternalizzare. Questo che cosa causa? Causa una disparità fra i lavoratori del servizio pubblico stesso e i lavoratori degli appalti. Causa anche una qualità di servizio peggiore. Stiamo parlando per esempio degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, della biblioteca, delle mense, dei servizi di pulizia. Dobbiamo cercare sicuramente di andare più verso il pubblico, è una cosa che faremo con la nostra amministrazione. Grazie Antonella Bundu. La risposta di Roberto De Blasi. I servizi essenziali devono essere sotto il controllo del pubblico, non c'è alternativa. L'efficienza del risultato dei servizi prestati per la collettività non possono non prescindere da questo principio. Laddove sono stati eseguiti tentativi di privatizzazione, abbiamo i cittadini sulla loro propria pelle hanno notato e comunque subito il peggioramento dei servizi, per cui dai trasporti all'acqua pubblica a tutti i servizi essenziali devono il ruolo dell'amministrazione pubblica deve di nuovo tornare a essere quello del controllore. Grazie Roberto De Blasi. La risposta di Andres Lasso. Allora, il Comune ha 18 società partecipate, per cui i ragionamenti andrebbero fatti caso per caso e non in 45 secondi. Detto questo, è evidente che per un periodo storico si è andati in modo molto ideologico verso le privatizzazioni e che adesso sia necessario invertire la rotta e ripubblicizzare. Penso al tema dell'acqua pubblica, ma non solo.
A questo aggiungo anche un'altra cosa che ho nella mia visione di città, è che secondo me l'ordinario non si appalta, ovvero il ricorso agli appalti esterni deve essere limitato a qualcosa di straordinario o a qualcosa di nuovo, non alla gestione dell'ordinario. Bisogna iniziare ad andare verso questa direzione. Bene, allora c'è una replica di Gabriele Giacomelli. Sì, volevo solo aggiungere che la pubblicizzazione in sé non basta, nel momento in cui si può anche pubblicizzare alcuni servizi, ma poi si continuano a perseguire logiche di profitto, mettendo a capo vari manager. Oltre alla ripubblicizzazione, serve affidare tutti questi settori nelle mani di chi crea realmente la ricchezza, in questa città come nel resto del mondo, ovvero ai lavoratori. Solamente nell'interesse dell'ottica collettiva e dei lavoratori che rappresentano la maggioranza della cittadinanza fiorentina e della cittadinanza. Grazie a Gabriele Giacomelli. Allora, dobbiamo ripartire da Fabrizio Valleri. Facciamo l'appello finale. L'appello finale. Abbiamo 1:30. Sì, facciamo l'appello finale da 1:30. 1:30. Volete fare? Volete farla? Ma, beh. Allora, facciamo la domanda. La richiedete, la facciamo. No, la volete fare? Ok. 45 secondi di risposta. Spiegate ai fiorentini come pensate di rendere efficace e puntuale la macchina comunale, quali provvedimenti prenderete per abbattere i tempi delle pratiche burocratiche. La domanda ovviamente è sulla burocrazia. Partiamo da Fabrizio Valleri. L'ho lette tutte, volevo leggere anche. Vabbè, grandissimo, dai. Vai, 45 secondi. Libera Firenze pensa che bisogna innanzitutto controllare quotidianamente se sono applicate le norme esistenti di semplificazione e velocizzazione delle pratiche. I servizi informatizzati e messi in rete devono essere controllati uno a uno. Sono stati ripensati e davvero semplificati oppure sono solo la riproduzione online delle vecchie procedure cartacee? In ogni centro civico rionale, inoltre, vogliamo uno sportello capace di rispondere a tutte le domande dei cittadini, anche un centro di informazione sull'informatica, perché anche i portali del comune sono diventati una giungla davanti a cui il cittadino si sente spesso impotente, e perché a Firenze ci sono tante persone, non solo anziani, anche io, a cui bisogna andare incontro e non lasciarli soli di fronte a una pagina web. Grazie Fabrizio Valleri. Dario Nardella. Beh, l'esperimento abbiamo fatto come comune e tribunale sullo sportello, sulla giustizia semplice e giustizia prossima, ha funzionato. Io lo metterò in tutti i quartieri, perché un processo civile in Italia dura ancora troppo, più di 4 anni in media, primo grado. Noi possiamo ridurlo a 50 giorni attraverso la mediazione, così come abbiamo dimostrato. Anche così si semplifica la vita ai cittadini e alle imprese. Poi, utilizzare tutte le edicole e i supermercati come centri di riferimento per pagare le bollette o anche piccole operazioni amministrative. E infine un piano dettagliato in 5 anni di digitalizzazione di tutte le pratiche per aiutare soprattutto piccoli imprenditori e cittadini, perché si può semplificare l'azione amministrativa più di quanto non abbiamo già fatto. Grazie a Dario Nardella. Ubaldo Bocci. Allora, abbiamo come riferimento in Italia Milano, che indubbiamente è molto avanti a noi, ma i tecnici mi dicono che un esempio straordinario è l'Estonia, dove con 1,5 milioni di abitanti sono tutti digitalizzati. Allora noi dobbiamo mettere in condizioni che, a cominciare dagli uffici del comune, ci possa essere una sinergia maggiore, perché quello che ci dicono tanti dipendenti del comune è che a volte una stanza non sa cosa fa l'altra, e quindi basterebbe cominciare a mettere insieme, a creare un tavolo un pochino più diretto fra tutti gli uffici del comune, probabilmente questa Smart City avrebbe da guadagnare. Grazie Ubaldo Bocci. La risposta di Mustafa Batte. La gestione della macchina comunale è abbastanza complessa, però c'è un problema, il problema dei dipendenti. Vanno motivati i dipendenti comunali e non imporgli delle scelte provenienti dall'alto, dal vertice, soprattutto da dirigenti che non conoscono la città, da dirigenti che vengono assunti a chiamata come quelli della polizia municipale. Inoltre bisogna continuare a fare dei corsi di formazione soprattutto negli ambiti più importanti dell'amministrazione. E nuove assunzioni. La risposta di Saverio Di Giulio.
Allora, per quanto riguarda la burocrazia, l'informatizzazione va bene, ma dobbiamo ricordarci che abbiamo una popolazione molto anziana. Queste persone riescono a hanno molta difficoltà nell'interfacciarsi con quelle che sono appunto le logiche dell'informatizzazione. Di conseguenza bisogna tornare a garantire degli sportelli aperti ai cittadini, il comune deve avere degli orari più ampi e soprattutto sfruttare meglio gli organi di decentramento con servizi dati in gestione anche ai quartieri, di modo che in ogni zona della città, soprattutto per la popolazione anziana, possano esserci dei punti di riferimento per sbrigare le pratiche in semplicità e tranquillità. Grazie a Severo Di Giulio, risposta di Antonella Bundu. Allora, parliamo di digitalizzazione, parliamo di efficienza, ma dobbiamo dare i mezzi alle dipendenti e ai dipendenti pubblici di riuscire a portare avanti questo. Non possiamo semplicemente dire digitalizzazioni se poi non hanno proprio i mezzi basilari. In più c'è stata una mancanza di assunzioni ultimamente a livello comunale. Questo che cosa significa? Significa che le competenze poi non vengono tramandate, perché ci sono delle persone che vanno in pensione e i lavoratori, i dipendenti pubblici che rimangono devono farsi carico di un lavoro sempre più complesso e non hanno da chi imparare. Dunque formazione, digitalizzazione, più investimenti e più assunzioni. Grazie Antonella Bundu. Roberto De Blasi. Beh, sono d'accordo sugli investimenti rivolti all'informatizzazione e alla digitalizzazione dei servizi per ridurre al più possibile la carta, però è necessario partire dal principio che i regolamenti vanno riscritti in un modo chiaro e comprensibile da tutti. Bene l'istituzione di uffici di assistenza, ma comunque ogni cittadino deve avere il diritto di comprendere ciò che legge. Mi riferisco ad esempio al regolamento urbanistico del Comune di Firenze, dove gli stessi tecnici hanno difficoltà a interpretare norme per capire cosa possono riuscire a fare per i propri committenti. Grazie a Roberto De Blasi. La risposta di Andres Lasso. Sì, oltre alle cose già dette, spesso c'è una percezione di burocrazia legata a carenza di organico o a sottodimensionamento di uffici. Le statistiche ci dicono che abbiamo molti meno dipendenti pubblici in proporzione rispetto a Francia, Germania o paesi simili a noi, quindi chiaramente su questo il Comune non ha la bacchetta magica, anche se può alzare la voce nelle sedi competenti. Detto questo, si possono fare delle cose, io farei una verifica ufficio per ufficio per evidenziare eventuali sovrapposizioni di mansioni o viceversa dei vuoti attuativi relativi a tali uffici. Grazie Andres Lasso, la risposta di Gabriele Giacomelli. Sì, la nostra soluzione vorrebbe coniugare insieme quello che è il mondo del lavoro con quello che è la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini. Si potrebbe attraverso lo sblocco ad esempio delle assunzioni fisse, assunzioni a tempo indeterminato e assunzioni stabili, assumere nuovi impiegati comunali che negli ultimi 15 anni si sono ridotti di oltre il 30% a Firenze per garantire una maggiore efficienza ed efficacia per quei servizi rivolti ai cittadini. E poi sarebbe l'ora di smettere verso la criminalizzazione dei dipendenti pubblici, puntando invece il dito contro i dirigenti e i manager che negli anni si sono arricchiti, peggiorando anche la qualità del servizio erogato. Allora, intanto voglio ricordare che Mustafa Vatte ha ancora due repliche, idem Fabrizio Valleri, ce l'hai scritte quelle? No, così. E poi una anche il sindaco Nardella. Adesso facciamo l'appello finale, 1:30, si possono utilizzare anche in questa sede volendo, ovviamente. Sulla burocrazia aveva risposto. Sì. Siamo all'appello finale. Sì, parte Dario Nardella per l'appello finale, 1:30. In questi anni da sindaco credo di aver lavorato con grande passione e determinazione, umiltà ma tenacia, affrontando anche molti problemi rimasti irrisolti. L'ho fatto con l'idea che, è vero, può essere più facile stare fermi per non deludere nessuno, ma è molto meglio rischiare ma fare le cose. Devo ringraziare prima di tutto i fiorentini, perché mi hanno sostenuto, mi hanno spinto, mi hanno dato coraggio e energia quando abbiamo realizzato le due linee della tranvia, quando abbiamo riqualificato 20 piazze, quando abbiamo riformato il sistema dei servizi, quando abbiamo portato l'illuminazione pubblica a LED, quando abbiamo riqualificato anche quartieri non periferici nonostante ci fossero stati tagliati i fondi dello Stato. Io utilizzerò questa credibilità e questa fiducia
per continuare il lavoro, perché c'è un lavoro da finire, perché non possiamo lasciare le cose a metà, perché non possiamo permettere che Firenze si blocchi. Questo anche con i valori, perché ho sempre lavorato per tenere unita la mia città, unita come hanno fatto Giorgio La Pira, come hanno fatto i grandi sindaci di questa città, su valori veri, perché non si cambiano le città senza valori, valori come la libertà e l'antifascismo, lavori su cui non ci dovremmo dividere mai. E con questi valori che andrò avanti per tutti i fiorentini, con tenacia, con determinazione, sull'ambiente, sui trasporti, sulla qualità della vita, per i giovani, per non lasciare gli anziani soli, perché insieme si va più lontano. Grazie a Dario Nardella. L'appello finale, per cui anche Save the City, questo mea culpa, non l'ho detto prima su Nardella, chiede anche una sorta di promessa per Firenze nell'appello finale, cioè anche questa cosa, la promessa di Firenze, ma tanto prende la replica. Si gioca la replica. Queste sono le cose che soltanto i politici di professione sanno fare. Se l'ha riservato la replica, no, per carità, ne hai diritto, non perdiamo tempo. Scusi, Bocci, siamo all'appello finale, però. Allora, l'appello finale, questa è una città incompiuta. Questa è una città che da 50-60 anni è stata amministrata sempre dai soliti. Questa giunta, cominciata con Renzi, dove Nardella era vice sindaco, e si conclude dopo 10 anni con Nardella, è la giunta che ci aveva detto 100 cose in 100 giorni, era così? Quante di queste cose sono state portate avanti? In 100 luoghi, quante cose sono state portate a termine? Allora, questa non è inutile fare gli appelli, cioè questa è la città che ha bisogno di concretezza, questa è la città che ha bisogno di essere rimessa fra le capitali europee. Se fai finta di non sentire che noi abbiamo dei progetti, che sono la tranvia, sono un'alta velocità, non si può continuare a giocare, a dire cose per quest'anno. Io non sono andato al 25 aprile perché volevo che fosse una manifestazione d'Italia, e oggi dirci che noi siamo, non è giusto. Io voglio una città libera, una città che faccia sì che se noi fissiamo un teatro e all'ultimo momento non ce lo disdicono. Noi vogliamo una città fiera di essere fiorentini, vogliamo che i fiorentini siano sempre più orgogliosi di essere fiorentini, liberi fino in fondo. Grazie a Ubaldo Bocci. L'appello finale di Mustafa Vatte. Io vorrei dare voce a chi voce non ce l'ha, tutte quelle persone che oggi non partecipano più attivamente ai progetti del comune, che c'è un senso di negatività. Voglio invertire questo senso di negatività partendo dalle periferie, partendo dalle case popolari in cui c'è gente che vive in case infatescenti. Voglio partire anche dagli anziani, che oggi sono un esercito degli invisibili, abbandonati dalle amministrazioni alle proprie famiglie. Voglio individuare edifici comunali all'interno del quale costruire dei mini appartamenti dove accogliere gli anziani durante il giorno con operatori specializzati, quando le famiglie non possono stare dietro ai propri cari. Voglio partire dal concetto che il concetto di legalità deve essere alla base di una convivenza civile. Voglio che il rispetto della dignità dell'uomo sia garantito, qualsiasi sia la condizione economica, qualsiasi sia la condizione fisica. Voglio una Firenze che sia al centro di un'area metropolitana, che possa condividere la gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico con i comuni limitrofi. Voglio far ritornare Firenze e ridare il valore internazionale di Firenze, ciò che manca. Voglio ridare dignità al fiorentino e alla città di Firenze. Grazie a Mustafa Vatte. L'appello finale di Saverio Di Giulio. Allora, la candidatura di Casa Pound è la naturale evoluzione di un lavoro svolto sul territorio negli anni, un lavoro encomiabile e duraturo di tutti i nostri attivisti. Abbiamo messo 4 idee al centro del nostro programma: lo sviluppo economico, rimettendo al centro, come ho detto prima, le attività tradizionali del nostro territorio, le politiche sociali, dove bisogna rimettere i fiorentini prima di tutti gli altri, la sicurezza, riaffermando il presidio del territorio attraverso il piano sicurezza antidegrado di cui parlavo, la mobilità e le infrastrutture, tornando a dare vivibilità e sostenibilità
sostituendo la tranvia, le nuove linee della tranvia, con dei prolungamenti di metropolitana leggera. Poi la cultura, rimettere al centro della cultura la fiorentinità, l'identità del territorio e il verde pubblico, adottando magari il piano tutela aree verdi e smettendolo con gli abbattimenti, reintegrando personale nell'organico comunale di giardinieri ed agronomi. Sei punti fondamentali che vogliamo mettere al centro. Abbiamo chiamato il nostro programma Rinasci Firenze, non per richiamare il Rinascimento per una fredda logica di marketing, ma perché il Rinascimento significa concepire e valorizzare noi stessi in quanto fiorentini, tutto ciò che è più intimamente legato alla nostra storia e alla nostra cultura. E quindi Rinasci Firenze per entrare in una fase di totale rinnovamento. Siamo certi che se i grandi fiorentini del passato potessero gettare l'occhio sulla città per 5 minuti, direbbero con sguardo severo: Rinasci Firenze. Ed è ciò che vi invitiamo a dire forte e chiaro insieme a noi. Grazie a Saverio Di Giuro. L'appello finale al voto di Antonella Bundu. Noi vogliamo una Firenze differente, vogliamo una Firenze che si cura, non, che prende cura di se stesso, non una Firenze militarizzata, securitaria. Io nasco alla fine degli anni 60, nasco sotto il sindaco Lapira, quando a Firenze c'era una speranza, c'era uno sguardo verso il futuro, c'era un'apertura, c'erano delle politiche sociali, c'erano delle politiche del lavoro e c'erano delle politiche di housing popolare, c'erano delle politiche che guardavano al dialogo fra i popoli. Io voglio che Firenze ritorni ad essere quello. Noi vogliamo delle risposte per quel che riguarda il lavoro. Noi vogliamo aiutare tutti, anche gli ultimi, non solo i primi. Noi vogliamo che questa grande ricchezza che c'è a Firenze, perché Firenze è una città ricca non solo culturalmente ma anche economicamente, vogliamo che venga redistribuita a tutti quanti i fiorentini. E i fiorentini, la cittadinanza, sono le persone che ci vivono, non solo per nascita, sono quelli che ci vivono e che ci lavorano. E noi vogliamo una Firenze diversa e sicuramente una Firenze che dice e fa cose di sinistra, non una Firenze che promette delle cose di sinistra e che poi invece strizza l'occhio alla destra. La vera alternativa siamo noi, dunque votateci per quello, per una Firenze differente. Grazie a Antonella Bundu. L'appello finale al voto di Roberto De Blasi. Beh, una piccola considerazione prima dell'appello finale. La nutrita presenza di competitor, siamo 9 candidati a sindaco per il futuro di Firenze, la dice lunga sulla situazione in cui la città versa. Ognuno avrebbe l'intenzione di migliorare le condizioni attuali dei cittadini. Noi in questo senso e con questo sentimento stiamo lavorando da tanti mesi, abbiamo realizzato un programma elettorale nutrito sotto tutti i temi che riguardano la messa al centro del cittadino rispetto alle istituzioni. Abbiamo intenzione di ascoltare le necessità, di ascoltare i comitati che sono nati in modo di protesta rispetto alle politiche attuate fino ad oggi, e in questo senso vogliamo riportare la centralità del cittadino appunto intorno alle istituzioni. I nostri temi vanno dall'ambiente alla pianificazione urbanistica, alla cultura, alla sicurezza, il fiume Arno. Non si è parlato di fiume Arno questa sera. Il fiume, che è una presenza che è sempre stata protagonista all'interno del tessuto urbano, negli ultimi 20 anni non è mai stato reso degno, non dico considerato. Il fiume deve essere il risultato di una risorsa, della gestione di una risorsa, non di un impedimento. E anche per questo abbiamo ottimi proposti per rivalorizzarlo e per dargli quel ruolo di protagonista che merita e che da sempre ha avuto. Grazie a Roberto De Blasi. L'appello finale al voto di Andres Lasso. Due promesse: discontinuità e visione. Discontinuità col passato e visione del futuro, una cosa che è mancata. Porteremo a Firenze competenza e visione, porteremo Firenze a essere capitale della lotta al cambiamento climatico e della tutela dell'ambiente, porteremo Firenze a essere una città senza periferie, una città in cui la partecipazione sostituisce le scelte calate dall'alto, in cui la qualità della vita aumenta grazie a idee e innovazione. Può sembrare tutto questo impossibile, ma si trova nelle proposte del nostro programma che potete trovare. Qualcuno pensa che per le elezioni contino soprattutto i soldi. Se così fosse, noi avremmo poche possibilità, perché non avremo la possibilità di tappezzare la città con la nostra faccia o con i nostri slogan. Ma io credo, noi crediamo che possano esistere dei momenti storici, dei kairos, per usare un termine cristiano, dei momenti favorevoli, in cui la forza lieve delle idee
può vincere contro la forza spavalda del denaro. Allora, se le cose sono così, in questi kairos della politica, noi possiamo avere molte chance, perché abbiamo più idee, più innovative, più approfondite dei nostri competitor più facoltosi. Grazie Andres Lasso. L'appello finale al voto di Gabriele Giacomelli. Un voto al Partito Comunista è un voto e significa dare fiducia a chi in questi ultimi anni si sta impegnando, in preda a mille difficoltà, nella ricostruzione di un grande e forte Partito Comunista. Un Partito Comunista in grado di tornare a dar voce e protagonismo alle lotte dei lavoratori e delle classi popolari. Lo facciamo non con un semplice programma elettorale, ma con un programma di lotta. Un programma di lotta che mette al centro i diritti sociali dei lavoratori e delle classi popolari di questa città. Lottiamo per il diritto alla casa, per l'assistenza alle famiglie, per un servizio di trasporto che sia realmente pubblico e accessibile a tutti e a servizio della collettività. Lottiamo affinché la cultura e lo sport siano accessibili a tutti e non privilegi per solo i pochi che se le possono permettere. All'interno della nostra lista troverete studenti precari, troverete lavoratori, operai, troverete disoccupati, troverete tutte quelle categorie di persone che ogni giorno subiscono sulla propria pelle i frutti di questo sistema marcio che noi vogliamo abbattere fin dalle proprie fondamenta. Siamo convinti che il vero cambiamento non possa avvenire attraverso una semplice elezione. Per cui forse dopo il 26 maggio ci troverete in consiglio comunale, ma di sicuro ci troverete nelle periferie, nei luoghi di lavoro, a lottare per la difesa dei diritti dei lavoratori e delle classi popolari e per la conquista del loro futuro. L'appello al voto di Fabrizio Valleri. Allora, le due repliche non le ho usate perché sinceramente il programma parla chiaro ed è netto. E io mi sono prestato volentieri e sono stato onorato anche solo quando ho presentato la lista, che mi ha detto c'è il candidato sindaco, perché sono andato a presentarlo con le 400 firme e passa direttamente, che ne sono fiero e rappresento candidato sindaco, rappresento proprio Firenze e mi sento del popolo per il popolo. Questo vi leggerò anche quello che ci sono dietro, perché questa è una lista civica di testimonianza e resistenza che dietro ha delle personalità importanti, degli studiosi, delle persone vere. Io a volte, questi sono tempi per me, c'è un pochino più di lentezza, non riesco molto bene con questa velocità della politica, questa qui in questo caso. Libera Firenze è nata dalla buona volontà, dal civismo e dalle unioni di persone diverse, dagli autonomisti del Comitato di Libertà Toscana, persone che come me avevano l'esperienza civica di Firenze Viva, persone dei comitati ambientalisti, attivisti contro l'inceneritore, contro l'aeroporto per una vita più salutare e più libera. Ci siamo uniti in questa lista di resistenza perché centrodestra e centrosinistra occupano tutto lo spazio politico, ma in definitiva si somigliano un po' troppo. Vi promettiamo che Firenze tornerà a essere governata dai suoi cittadini attraverso una rivoluzione rionale. Vi promettiamo che saremo indipendenti dai partiti, dai potenti di accolori che vogliono sfruttare Firenze, che la trattano come una miniera su cui guadagnare. Vi promettiamo, e questo veramente lo promettiamo, che sarò buono, onesto e disponibile. Grazie a Fabrizio Valleri. Chiamo qua sul palco per il saluto finale l'avvocato Alessandro Tarducci, perché abbiamo terminato ovviamente il confronto. Prego, avvocato. Grazie, fa molto piacere vedere una sala così piena, vuol dire che la politica interessa ancora tanto e quindi questo ci fa molto piacere. Volevo fare un ringraziamento e chiamare anche Pier Egidio Petrucci, che è stato uno degli organizzatori importanti di questa serata e quindi mi piaceva chiamarlo. Volevo anche ringraziare ovviamente quelli che sono dietro a tutto questo lavoro che è stato fatto stasera e vi assicuro che è tanto, specialmente per le persone che hanno lavorato qui. Innanzitutto poi volevo ringraziare Lady Radio, che ha seguito con una diretta streaming tutta questa trasmissione, e volevo ringraziare Alessandra Baglioni, che ha curato tutta la comunicazione di questo evento, Teresa Fontana, che è stata dietro l'organizzazione, dietro le quinte, figure veramente fondamentali. Gigio, lascio la parola a te anche. Io intanto, buonasera, volevo ringraziare Andrea, sei un fenomeno a gestire tutti questi passaggi difficili anche per noi, grazie davvero. Faccio un in bocca al lupo a tutti i candidati e anche prima di tutti un bocca al lupo alla città di Firenze. Mi sembra che di carne al fuoco ce ne sia tanta, e a proposito di carne al fuoco
si arriva alla parte del gusto dopo la politica. L'orario, diciamo, è quello giusto. Al piano di sotto abbiamo Giovanni Santarpia che ci farà assaggiare la pizza gourmet, quindi se volete potete assaggiarla. Ringrazio Caffè Corsini, Gelati Memme e Euro Bevande per l'altra parte relativa al gusto. Grazie davvero. Grazie a tutti, in bocca al lupo a tutti i candidati, buona campagna elettorale, il merito è stato anche loro che hanno risposto nei tempi concordati a tutte le domande. Grazie mille, buona serata e grazie ancora. Se verrà la guerra, Marcondì, ronderò, se verrà la guerra, Marcondì.